attenzione, attenzione. Il gol della Lazio nel finale da parte di Sana, incredibile. Ditemi, non ce lo meritiamo, però ce lo prendiamo tutto sto gol nel finale. All'ultimo secondo la Lazio segna un gol disperato, ragazzi, io ho visto di tutto nella storia della Lazio, ma una cosa simile non l'ho mai vista. Addirittura Sana, sembrava Lulic, Lulic Sana salva la Lazio da una delle più brutte partite della sua storia. Vabbè. Stavo dicendo una delle più brutte partite della storia della Lazio, l'abbiamo sentito anche stamattina in radio. Buonasera a tutti, eccoci qui, l'appuntamento con Lazialità in TV. Stasera abbiamo tantissima carne al fuoco, dobbiamo sbrigarci. Vado subito a parlare di quello che è successo ieri. Sampdoria-Lazio all'ultimo respiro, così dice la grafica. E c'è questo gol di Sana, guardate la dispersione dei doriani. Devo essere onesto, ero contento per la Lazio, non certo felice per quello che aveva creato, anzi che non ha mai creato la Lazio, anche dopo il gol della Sampdoria. Una partita, penso una delle più brutte della storia della Lazio, bisogna dirlo, poi però quando poi pareggia al 94esimo diventa, non dico tutto più bello, ma insomma respiri, ecco, proprio all'ultimo respiro la Lazio allontana, io lo dico, se la Sampdoria che poteva arrivare addirittura da 9 a 12, era ultima in classifica la Sampdoria e poteva stare addirittura a 4 punti da Lazio, sarebbe stato una cosa paradossale per come erano le ambizioni sia della Sampdoria che quelle della Lazio. Che vi devo dire della partita? Niente, non posso dire altro, l'avete vista tutti. Non c'è mai stata la Lazio in campo, pensate, il segnale era arrivato da Parma, cosa fa Petkovic? Mi cambia di nuovo una formazione, ma soprattutto cambia il modulo, e questa è una cosa inspiegabile. Adesso ne parleremo stasera in studio con illustri ospiti, perché sinceramente a Genova l'ennesima dimostrazione di una Lazio senza carattere, senza personalità, ma quello già era nell'area. La Lazio non è mai stata una grandissima squadra di personalità. Mettiamoci pure quello che ha fatto, ecco, metteteci anche quello che ha fatto il tecnico Petkovic, che però una cosa l'ha detta, ha ammesso i suoi errori per la prima volta, e questo ci fa sperare che la prossima volta, almeno spero, possa ritornare sui suoi passi. Esonero? Non se ne parla. Per me la cosa grave di questa situazione è che la società non parla. Ecco, questa è la prima cosa che volevo dire. Ecco, Petkovic che confusione. Guardate i moduli 3-4-3, 4-1-4-1, 5-4-1. Forse avevamo trovato un modulo 4-5-1. Ieri a un certo punto, dopo un quarto d'ora, la squadra si è messa a 4 di nuovo in difesa. Ma è stata una cosa fisiologica. E questo fa capire anche la grande confusione del tecnico, che in questo momento io non riesco più a comprendere. Mi dispiace perché Petkovic, se diciamo che è una brava persona, lo facciamo passare per uno incompetente, però sicuramente ha stile, ci ha fatto vincere una Coppa Italia, però è un anno che la Lazio non gioca a pallone, poi vince perché è più forte magari di squadre decisamente diverse da quelle che certamente non la Juventus, forse non batteremo mai la Juventus, l'abbiamo battuta in Coppa Italia in quella partita meravigliosa, però poi quando andiamo a incontrare le grandi squadre facciamo no fatica, le perdiamo, poi incontriamo anche le squadre alla nostra portata, ma non riusciamo adesso nemmeno più a vincere. Attenzione, perché 17 punti non sono abbastanza per stare tranquilli, forse qualcuno già ha capito quello che volevo dire. Il mercato, c'è un titolo che abbiamo fatto, per ora fallimentare. E qui però Iglitare, adesso io ne ho sempre parlato in maniera civile, giusta, onesta, però pure Tare si deve prendere le sue responsabilità per un semplice motivo, perché ieri prima della partita afferma che se Hernane se va in panchina vuol dire che la Lazio è diventata veramente forte. Sì, però caro Tare, mi deve far capire se Anderson è più forte di Hernanes, mi deve far capire se Ederson, che abbiamo rincorso per una vita, lo ha detto spesso Franco Recanatesi, sono 20 anni che rincorriamo Ederson, e poi è questo Ederson, allora è più forte Hernanes. Perea, questo ragazzo che giustamente bisogna aspettare, non può essere, a parte un ruolo diverso, e poi tanti altri, ma Hernanes non può stare in panchina. Allora ieri in panchina c'erano 28 milioni di soldini che la Lazio ha speso per la campagna acquisti di quest'anno. Poi Lazio-Napoli, ecco, io dico tutti allo stadio, adesso è imbarazzante questo titolo, però siccome la Curva Nord sta tentando disperatamente di riunire le forze, ma non perché vai a vedere questa squadra, perché certamente non dà entusiasmo, ma per riprenderci un qualcosa che è stato sempre nostro, lo stadio, il pubblico. Al di là di tutto quello che si pensa sullo titolo, al di là di tutto quello che noi pensiamo di questa società, di tutti gli ultimi anni, di spaccature, di frizioni, eccetera, la Curva Nord sta tentando un qualcosa di
non dico di impossibile, ma di difficile. Aiutiamola per questa iniziativa straordinaria e per un semplice motivo: riprendiamoci la nostra Lazio allo stadio, facciamogli capire a chi di dovere che la Lazio ha un pubblico straordinario, quelli che non sono mai venuti di ricominciare a venire, lo so che sarà difficile, mettere da parte tutte le frizioni e provarci, ripeto, provarci. L'ultima, ve lo consiglio, questa è un grande lavoro che abbiamo fatto in redazione, 2 mesi di lavoro, l'agenda di Lazio Arena che uscirà proprio mercoledì mattina, lo dico a tutti quelli che ci stanno guardando, prenotatela perché magari è un regalo anche per vostro padre o per il vostro fidanzato, ma ne vale la pena, 400 pagine a colori, soprattutto tanta storia dentro questa agenda che è diventata un appuntamento immancabile, perciò mercoledì mattina in tutte le edicole di Roma e da quest'anno esce anche nelle librerie. Sono andato di corsa per cercare di guadagnare tempo perché abbiamo tantissime cose da proporvi, allora adesso c'è, vediamo un po', abbiamo mandato, sì, c'è la sigla e poi ancora una fascia e poi presentiamo gli ospiti, di corsa perché stasera abbiamo un ospite che ci verrà a trovare nel cuore della serata e poi una cosa molto bella, ritorna una mia vecchia rubrica, Occhio d'Aquila, e non si sa chi intervista questi personaggi, una sorta di lucignolo per la città, abbiamo iniziato, siamo andati in un posto dove nascono campioncini, siamo andati a trovare un personaggio che io qualche volta ho avuto anche, diciamo, qualche discussione, però sempre nel massimo rispetto, ma è uno che di calcio ne capisce, soprattutto perché ha scoperto grandi giocatori come Nesta, Di Vaio e Di Biagio. Siamo andati a trovare Wolfgang Patarca, nel finale vedrete questa rubrica Occhio d'Aquila, fantastica, vai! Bene, vado. Tanto buonasera a tutti, sono arrivati gli ospiti, adesso ne andremo a presentare, ma vado subito da Francesca Genovesi perché c'è anche l'amico Piercarlo Ierussi di Clima System. Ciao. Buonasera Francesca. Ciao, ciao a tutti, buonasera a tutti quanti. Noi siamo qui con Piercarlo di Clima System 2000, specifichiamo che lui ci tiene molto, sia il 2000 è specificato, vero, vero, me lo dice sempre. Non vogliamo reclamizzare nessun altro Clima che, System. Esatto, oggi proprio che inizia il freddo ci darà delle ottime indicazioni su come difenderci da questo freddo odierno che è arrivato all'improvviso. Ormai le temperature sono così, in 24 ore cambiano di 20 gradi. Clima System 2000, la stagione che volevi. Parliamo di climatizzazione e di caldaie, ci sono tante promozioni nella climatizzazione, però parliamo una specifica che parla di caldaia. Chiaramente una caldaia Ferroli, quindi un grosso marchio, una 24 kW completamente elettronica, ad una straordinaria offerta di 790 euro, installazione, certificazione, collaudo e prima accensione incluso nel prezzo. L'IVA esclusa perché chi può pagare il 4, chi il 10 e chi il 21. Inoltre sino al 30 novembre finanziamento in 24 mesi a tasso zero e addirittura iniziarla a pagare a febbraio del 2014. E poi c'è anche questa forte defrazione del 50% che anche col finanziamento possiamo fare. Quindi chiamate Clima System 2000 per scoprire altre offerte anche sulla climatizzatore a pompa di calore che si risparmia veramente tanto e su tante altre caldaie. Quindi 800-399-469 per chiamare Clima System 2000 per un sopralluogo gratuito e per questa grande offerta. Grazie e a più tardi. E noi ci vediamo dopo con Piercarlo. Allora, intanto andiamo a presentare poi... Andiamo da quest'altra parte perché c'è Valerio Cassetta e Valentina Gori. Ciao ragazzi. Buonasera a tutti, buonasera. Vi voglio inquadrare pure Valentina, Valerio è brutto, scusate, abbiate pazienza. Tutte e due inquadrano. Allora Valerio, sei pronto con le notizie? Siamo prontissimi Guido, ricordiamo Facebook, Instagram e Twitter e poi con le nostre somiglianze siamo prontissimi, tante chicche stasera. Perciò Valentina invece ricordiamo che in questo istante noi trasmettiamo anche e dove, vai. Siamo anche in diretta in contemporanea su 9800 di Radio 6. Perfetto. E ricordiamo che Lazialità in TV è anche in streaming, visita subito il nostro sito www.lazialita.com. Benissimo, allora e adesso gli ospiti, tocca a te Francesca, vai. Sì, noi abbiamo qua un nostro amico che ci ritorna a trovare, lui è un conduttore radiofonico dell'emittente Radio 6, è tornato a trovarci Daniele Baldini. Ciao Daniele, buonasera. Daniele, ciao, ciao. Di corsa. Poi abbiamo un altro nostro amico storico ormai della nostra trasmissione, opinionista, il nostro amico Luciano Prece. Luciano, senti. Ciao Guido, ciao. Buonasera a tutti. Quando te la metti una camicia celeste, ce lo dirai, vai. Lui è un giornalista, uno scrittore, un nostro caro amico, il suo pagellone ormai fa tremare e fa sorridere. È con noi Franco Recaranesi. Ciao Franco, buonasera Franco. Buonasera.
uno dei primi eroi dello scudetto biancoceleste. Buonasera Giancarlo Oddi. Ciao Giancarlo. Buonasera. Giriamo, gira la ruota, come direbbe qualcuno, vai. È un ex calciatore biancoceleste, viene spesso a trovarci nei nostri studi, è con noi anche Paolo Pocheschi. Ciao Paolo, buonasera Paolo. Ciao, buonasera a tutti. Un altro amico della nostra trasmissione, sempre molto gradito, Piero Ambrosi, con noi questa buonasera, sera. Buonasera onorevole, buonasera Piero. Dulcis in fundo, un'altra nostra voce amica, con noi l'inviato sempre di Radio 6, Alessandro De Dilectis. Buon Alessandro, bentornato. Allora, cominciamo Antonio da Paolo Pocheschi per i 30 secondi, ma 30, Paolo, di tutto anche, quello che è accaduto ieri anche, ci vorrebbe un'ora, però ce n'hai 30 di sicuro. Io vorrei aprire solo un piccolo preambolo, come no, so già per al di là di Zucchini, comunque anche di Amadei, perché comunque... Vincenzo Zucchini, ex Lazio, Amadei, ex Roma, Amadei, anche perché venne, ti dico questa cosa, perché anche se non diciamo della sponda romanista... Scherzando. È stato un grande giocatore, una grande persona per bene e poi soprattutto venne a premiarmi. Tu sei di Frascati, esatto, poi hai maggior ragione, certo. Poi venne a premiarmi nel Lazio Club Frascati quando esordì, mi portò un regalo e quindi lo ricordo questa cosa con particolare affetto perché entrò proprio nel club della Lazio e quindi un vero signore del calcio. Quindi Amadei della Roma. Quindi mi faceva piacere e Zucchini comunque è stato un mio compagno di squadra e Zucchini era presente anche il giorno del derby di Paparelli quando segnò quel gol, assolutamente sì, diciamo inutile, ma era il Parigi 1-1. Quindi mi dispiace partire con questa cosa, però è doveroso. Grazie Giancarlo, 30 secondi, vai. Beh, io pure sono d'accordo con Pocheschi per il fatto di questi due personaggi. Io ho conosciuto Amadei, gran bella persona, e Zucchini pure l'ho conosciuto da avversario. E certo, ci sarebbe da parlare tanto. No, io credo che sia stata una delle più brutte partite che ho visto negli ultimi 58 anni, diciamo pure 60 anni. Perfetto. E campo brutto, d'accordo, ma il campo è brutto per tutte e due. A un certo punto non avevo visto quando è stato espulso il giocatore della Sampdoria. Cristicic. Perché stavo girando canale e a un certo punto vedo che giocavamo e poi mi sono accorto che non c'era un giocatore perché l'ha detto il cronista, perché quando di solito giocano con uno pensare, meno, sì, punto. Comunque veramente è una brutta cosa e poi ecco vorrei aprire una parentesi sull'allenatore, l'allenatore credo... Ne parliamo dopo, credo sei fuori che... tempo massimo Giancarlo, 30 secondi, non okay, sennò okay. 2 minuti. Piero Ambrosi, devo essere cattivo, se no non si fa... Allora, un ex centrocampista adattato a difensore, si improvvisa centravanti e con un guizzo straordinario evita la quinta sconfitta su 13 partite alla Lazio, evita soprattutto che un campionato deludente diventasse disastroso, però la Lazio una cosa non può evitare, cioè il momento della verità è il momento delle scelte, ne parleremo. Benissimo. Franco Recanatesi, dai Franchini. L'allenatore questa volta ha dato il peggio di se stesso. Ha sbagliato tutti i cambi, ha sbagliato il modulo iniziale, ha sbagliato tutto. Però con le dichiarazioni che ha fatto dopo la partita ha anche detto che se ne andrà. E quindi questa è una buona notizia. Ma quando se ne andrà? Eventualmente a giugno? O forse anche prima, credo. La vedo dura, conoscendo qualcuno. Andiamo avanti. Alessandro, De Dilectis. 30 secondi sulla confusione che regna sovrana nella Lazio, dalla dirigenza allo stesso allenatore. Tare, che prima della gara con l'Atalanta parla di un anno di transizione, poi l'abbiamo sentito pochi giorni fa invece parlare di una rosa formata da grandi giocatori, quindi che può ambire a grandi obiettivi. Solo una grande squadra può tenere in panchina Hernanes, diceva Tare, e la confusione di Petkovic, che prova 3 giorni una difesa a 3 e la tiene un quarto d'ora in campo. Poi nella gara della domenica, che dire, puntare sull'Europa League. Luciano Prece. Sì, mi ricordo 15 giorni fa, eravamo qui tutti a lodarci. Io non ero tra questi perché il pareggio di Parma, abbiamo visto una bella Lazio e poi siamo precipitati nuovamente in questa Lazio anonima che quest'anno veramente... la verità sta nei numeri, caro Petkovic, che inchiodano la Lazio, la società, i giocatori... E appunto il tecnico, 9 punti a disposizione tra Genova, Parma e Sampdoria, ne abbiamo presi 2. Senti Valerio, se sei pronto dall'altra parte, no c'è Antonio che sta qui perciò non è impossibile, allora andiamo da Daniele Baldini,
Daniele Baldini per i 30 secondi. Daniele. No, io prendo spunto da tutti gli interventi, no, che ho ascoltato, e credo di poter dire che il processo è abbastanza irreversibile, perché in tutte queste settimane abbiamo speso molte energie nervose nel cercare degli spunti positivi, cercare dei spiragli di ottimismo. In realtà il processo è irreversibile, se ne è reso conto anche il tecnico, che ieri per la prima volta fa mea culpa. La cosa più grave, però, quasi perversa, è che a non essersi accorto del processo irreversibile a una società che continua a prendere tempo, e quindi evidentemente è complice ancora di più di quello che sta avvenendo. La cosa più brutta è che tutto questo scivola in una normalità abbastanza... Mette paura la normalità. Inquietante. Sì. Che non dice niente più nessuno, non come parla se più. Fosse questo il profilo della Lazio, non certo. Può essere questo non può essere Lazio. Giustamente questo. Allora, prima di partire, perché immagino che scatenate l'inferno fra qualche istante, Valerio, qualche sosiuccia che hai trovato? Andiamo da qualche a vedere parte. Subito due soci, sì, Guido, sorridiamo subito, sennò ci viene il magone, sempre. Vai, con l'aiuto della regia andiamo a vedere questo primo socio della serata. Abbiamo qui due personaggi biondi, li possiamo vedere anche inquadrati. A sinistra Enzo Paolo Turchi e dall'altra parte, vabbè, Maxi Lopez. Voto 6, 5 e mezzo 6, Franco, vero? Andiamo avanti con un'altra, Guido. Vai. E a questo punto c'è Flavio Insinna e Alessandro Parisi, l'ex giocatore del Messina, Bari e Torino. Sì, però quello se uno... fosse un po' più morda ci potrebbe stare. Vabbè, forse qualcuno ha fatto qualcosa ai capelli. Vabbè, poi? Poi Guido, andiamo avanti. No, sì. Questo è quello di prima, vediamo un po' se andiamo avanti un attimo, Guido. Al volo, se no... Altrimenti partiamo. Ce l'abbiamo, eccolo qui. Diego Abbadantuono e Beppe Bergomi in Attila. Questa è carina. Questa è carina perché questa un po' prende, Guido. Questa è un po' più azzeccata. Però Bergomi i primi tempi. Bergomi i primi tempi, sì, era così. Voto 7. Pensate, andiamo lì aveva un'altra, Guido. Aveva 18 anni Bergomi, ragazzi. No, non dico, avete visto, sembra uno che ce n'ha 30, 40. E poi? E quest'altra invece è Luis Fabiano e Aristoteles, dell'allenatore del pallone. E anche questa ci può stare. Ci può stare. Vabbè, vabbè. Bravo, bravo, bravo Valerio. Vai, vai. Allora, una delle più brutte partite della storia della Lazio, però rispondo a Luciano, perché Luciano, l'altra volta Pecto ci aveva fatto tutto normale, aveva messo in campo la formazione più forte, noi diciamo in settimana, faccia una cosa, ha sperimentato tutti, ha visto Anders, ha visto Pere, ha visti tutti, adesso cominciamo a mettere la formazione più forte, l'ha messa a Parma, il modulo è sempre quello storico. Dopo quel segnale, che comunque a Parma la Lazio per un'ora gioca a pallone o tenta di giocare, va in vantaggio, poi vabbè, le solite sciocchezze difensive, la pareggia, però un segnale l'ha dato in tutte le altre gare, poi ritorna a fare il 3-4-3. Qui dobbiamo discutere stasera di quello che è cambiato all'improvviso. Come fai a cambiare il modulo e gli interpreti lasciando Hernanes in panchina, che Hernanes anche al 50% è più forte di qualche però Guido, io volevo sottolineare il fatto che per come si erano messe queste due partite, quella di Parma e quella di Genova, queste possiamo fare tutti i discorsi che vogliamo, queste erano due vittorie, perché ti si sono messe bene tutte e due le partite, ma che cosa vogliamo? Cioè, quando è stato tirato su il cartellino rosso all'inizio del secondo tempo, ma che avete pensato? Io? Che ne avremmo vinto lo stesso. No, però, cioè, aspetta, a Parma no, cosa, Guido, aspetta, il Parma e la Sampdoria erano due squadre diverse, la Lazio l'ha affrontata con un modulo giusto, con gli interpreti giusti, e tutto sommato si è visto. Il Parma mancava anche di Biabiani, comunque bene o male era una partita dove ti faceva giocare e non era così pressante come ieri la Sampdoria. No, perché quando a noi ci si crea una situazione sfavorevole, un'espulsione oppure la squadra che passa in vantaggio, puntualmente la perdiamo la partita. Punto, cioè, quando ci si crea favorevole non la vinciamo. Però se a Parma veniva espulso un giocatore del Parma, io sono convinto che andavamo a vincere la partita. Ieri non ci ho mai creduto, ossia ci ho creduto per un attimo, poi ho visto giocare subito dopo, a parte il palo di Perea che era un netto fuorigioco. Dimmi dopo che cosa ha fatto la Lazio, ma pure dopo il gol della Sampdoria. Sentite, facciamo Giancarlo, sei preoccupato oppure la Lazio si salverà e farà un campione anonimo? Perché se preoccupato inteso in un'altra maniera, perché... No, preoccupato di che cosa? 17 no, punti sono sufficienti? Ma sì, ma okay. La Lazio... Siamo esattamente a 7 punti dall'Europa e a 7 punti dalla retrocessione. Perfetto. Siamo proprio in mezzo. Sì, vabbè, ma no, adesso se noi parliamo di retrocessione allora siamo proprio disastrosi. No, allora non si sono, può parlare neanche di Europa League. No, ma guarda che io dell'Europa League l'ho detto da 3 mesi fa, che dico parliamo di Europa League, non parliamo di quei ridicoli, quando che sento dire all'allenatore contare che siamo una squadra da terzo posto. Ma dai, ma non scherziamo, non scherziamo. No, l'hanno detto loro, mica l'ho detto io, dai. Ci dimentichiamo che questa è la posizione dello scorso anno, eh?
La Lazio lo scorso anno si è posizionata settima, quest'anno è ottava, quindi magari sì, vabbè, ma l'anno scorso bisogna anche ridiscutere. Sì, vabbè, ma l'anno scorso hai fatto un giro d'andata eccezionale, bello, lo so, hai giocato bene, poi il ritorno... Però è un anno adesso che quel giro d'andata... Mi sembra come quando voi avete vinto lo scudetto, e per 20 anni, fino a che non abbiamo rivinto la Coppa Italia, quando si voleva ricordare un successo della Lazio, c'era sempre la Lazio del 74, no? E adesso stiamo sempre a dire no perché il girone è andata, ho capito, cioè, è passato un anno. Ma ho capito, ma e allora che facciamo? Guardiamo pure gli anni dopo, gli anni prima, guardiamo l'attualità, il problema è uno, che i rinforzi che dovevano essere stati fatti non sono rinforzi, sono rindeboli, perché ti hanno indebolito invece di rinforzare. Deboli, questo è buono. Ti hanno indebolito, parliamo sei chiaro. Vabbè, questa è una, un'esplizione tufelliana. No, però una cosa è vera, tutti... cioè dell'11 titolari di ieri in campo c'era un solo giocatore, ma non dell'ultima campagna acquisti, delle ultime 3 sessioni di mercato, Siani. Questa è una cosa, è un record... che credo che nessuna squadra di Serie A può vantare. La cosa che più mi fa pensare è il discorso del 3-4-3, cioè che non capisco come un allenatore si accorge di fare il 3-4-3 in una settimana, in 3 giorni, 4 giorni, poi entra in campo. Da 2 settimane che lo provava. Da 2 settimane è poco. E dopo entra in campo e dopo un quarto d'ora prende e mi ricambia un'altra volta modulo. Cosa vuol dire? Tempo fa ho detto che l'allenatore era in confusione, adesso proprio non ci sta più niente, poverino, perché scusate, sicuramente c'è dei grossi 3-4-3. A me quello che fa impressione è che siamo alla 13ª giornata di campionato e sperimentare, credo, la 13ª o provare nuove cose, si via 4 mesi, non sono serviti a conoscere la rosa che è a disposizione. E quando credo che le idee erano chiare, quando hanno costruito questa squadra, insomma, si sapeva che dovevano essere inseriti dei giovani. Però adesso mi sembra che non si sia in mezzo a un guado dove non si sa dove a chi appoggiarsi. Mi dà l'impressione che non c'è più una squadra titolare. Oggi se dovessi fare una squadra titolare non la vedi. Paolo, cioè, però, sembrano tutte situazioni ancora... Scusa. Come te lo spieghi però? Tu vai a Parma, la Lazio comincia a intravedere qualcosa, pareggia, buon pareggio, è un segnale importante, bene o male. Perché poi prendi e dopo qualche giorno, qualche settimana, un paio di settimane... vai a fare un modulo così che non hai mai provato? È per l'equivoco che doveva, secondo me, a mio avviso questo, doveva essere schierato Lulic e non come terzino, non esatto, come terzino. Perché comunque non si l'abbiamo voleva. Detto in settimana, la formazione è più forte, quindi per dare spazio ad altri giocatori, quindi Lulic doveva ricoprire quel ruolo, quindi si è provato questo tipo di schieramento che secondo me Non si può assolutamente improvvisare alla 13ª giornata. Io posso azzardare, dovevi vedere le corde. Posso azzardare una tesi maligna. Cioè, secondo me, Petrovic ieri ha fatto tali e tante sciocchezze che è impensabile che siano frutto di un progetto, di una sperimentazione. Perché lui, non solo questo modulo alla difesa a 3, poi corretto dopo appena un quarto d'ora, 20 minuti, ma i cambi che ha fatto, cioè, sono cambi scellerati, cioè non si capisce come, perché debba togliere un attaccante di movimento per mettere un altro centravanti d'area. L'ennesima volta che mette Hernanes al posto di Ledesma davanti alla difesa, che non serve assolutamente a niente. Hernanes in quel momento serviva soprattutto a ridosso dell'area di rigore, perché è l'unico che ha un tiro forte dalla distanza e che può andare dentro in dribbling, e invece lo mette fuori dall'area di rigore. Terza sostituzione, Emerson sulla fascia destra al posto di Candreva, che Emerson sulla fascia destra è una bestemmia. Allora, come mai tutte queste sciocchezze? Forse perché intende farsi cacciar via? No, non è il tipo. No, no. Dai, no, ma... no, no, assolutamente. Non è il tipo di allenatore, di uomo che farebbe una cosa del genere. Allora, io credo allora che più peggio, che altro allora... sia in confusione totale. Sia in confusione totale. Ma lui stesso l'ha ammesso. Non ha ammesso di aver sbagliato. Non ha più fiducia neanche in se stesso, perché comunque un quarto d'ora la Lazio aveva cambiato modulo.
e ha provato solo quello. Vabbè, comunque questa è una cosa che la società deve prendere in considerazione. Assolutamente, puoi, Petkovic abbia fallito e conclamato. Non puoi, l'allenatore adesso non c'entra più niente con la squadra, te lo dico sì, io. Sì, ormai nel momento in cui lui dice certe cose. La normalità anche della stampa capitolina. Sì, che nessuno abbaia, nessuno alza e dice ragazzi, fermate un attimo, la gente è straripante dalla rabbia. E posso dire una cosa, il tifoso laziale si sta comportando sin troppo bene, perché se pensiamo, vabbè, Milano, Milan, il Milan, il grande Milan, che sta a 3 punti dietro di noi, è normale che stanno peggio di noi, apparentemente. Che io veramente, quello che è successo a lui dopo Ascoli Lazio con la Utti, con lo scudetto sul petto, quello. È rimasta una storia, 5.000 siamo andati a Tor di Quinta a rompere le scatole. Ma io dico, ma è tutto normale, è tutto così? Cioè, ragazzi, la Lazio sta scendendo di quota, abbiamo perso 2 occasioni, la Lazio gioca in quel modo, Petkovic ammette gli errori, è una... Cioè, e nessuno cioè, parla. È un'apatia generale, un'apatia generale che adesso circonda anche l'ambiente, anche i tifosi. In un'altra società, il Palermo già ne avrebbe cambiati 3, noi per cambiarne uno ci mettiamo 1 anno e mezzo, ossia, ma non per Peppe. Petkovic, a me dispiace perché ragazzi, poi è una brava persona. Ragazzi, parliamo seriamente, oggi a Formello non c'era né Lotito né Tare, in un momento così topico, correggimi Alessandro se sbaglio, no? Dove Lotito a Milano, Tare in Albania, quindi... Poi ci devi spiegare Tare cosa faceva in Albania, magari questioni personali o magari altre cose. Quello però ci racconta di una società infuriata, una società che di fatto non ha ancora cambiato l'allenatore perché non ha trovato l'alternativa adeguata, ma è la stessa società che nelle ultime 24 ore si è espressa solamente per bocca del suo direttore sportivo, che si è permesso di dire una cosa che in questo momento è di una gravità assoluta, che il fatto che Hernández va in panchina è il sintomo che la Lazio è una grande società, dimenticando il fatto che le grandi società fanno i punti in classifica prima della partita. No, perché se l'avesse detto dopo sarebbe... Oggi né Lotito e né Tare, adesso non so Alessandro, tu ci raccontavi oggi in radio che non c'è stato neanche un incontro tra Petkovic e la squadra. No, praticamente non risulta, anche se sono rientrati poi in campo con grande ritardo, ma... Folle. Ma non c'è. È anche la società che dopo mezza partita giocata da Perea, si parla del nuovo Cavani, cioè voglio dire, ho capito... Poi dopo magari lo diventasse, siamo i più contenti. Ma come no? Siamo a un terzo del campionato, no? La 13ª, la 38, insomma, più o meno un terzo del campionato. Ora è vero, come diceva Oddi, che insomma, oggi sembra insulso solo aver sentito paragonare la Lazio a una squadra da terzo posto, da primissime posizioni. Però io non lo so se anche voi siate convinti o meno del fatto che la formazione, la rosa della Lazio, ma è molto più forte delle squadre che abbiamo affrontato nelle ultime settimane. Su questo non c'è dubbio, questo è allora, se io... Questo è ancora più grave. Certo, perché i giocatori non vanno assolti, anzi... qui non abbiamo parlato ancora dei giocatori. L'apatia che regna è totale. Però se con tutte queste partite il manico non funziona perché non troviamo l'assetto giusto, l'equilibrio dopo 13 partite di campionato, le scelte io penso che la società si debba arrendere e debba ormai prendere una decisione inevitabile. Però se Petkovic pagherà non solo per le sue colpe ma anche per quelle dei giocatori, cioè l'unico modo per dare una scossa poi a questi giocatori è proprio quello di far saltare Petkovic. Però ragazzi, ci sono degli elementi riconoscibili e non è certo colpa di Petkovic, voglio dire. Questo è, no, ma guarda che poi alla fine i giocatori vanno in campo e i giocatori se devono prendere. Però il problema è uno, che adesso se mandi via Petkovic, i giocatori potrebbe anche darsi che no? Certo, per forza, no? Perché dice prima era Petkovic il problema, adesso se facciamo male. Certo. Però il discorso che vorrei fare io è che non ci vuole tanto a fare le cose e a sapere il perché, perché se una società è presente, primo, se tieni Petkovic devi dargli la possibilità di poter lavorare, devi stare vicino al tecnico. Ci stanno vicino al tecnico? No. E allora di che stiamo a parlare? Posso dire una cosa, non si ha il coraggio perché conosciamo un po' le abitudini societarie, deve succedere l'incredibile per cambiare il tecnico. Questo è un altro aspetto che bisogna prendere in considerazione, è l'unica società al mondo che crea, cioè, potrebbe essere anche logico questo atteggiamento, ma di solito non è mai logico, purtroppo paga sempre l'allenatore, anche quando non c'è colpe. Vedere una partita così, vedere una squadra in quelle condizioni, alte, adesso abbiamo parlato di Petkovic, abbiamo parlato della società, dobbiamo parlare anche della squadra, che la squadra ragazzi, l'atteggiamento della squadra di ieri, della serie, l'unica parte, non l'accompagna nessuno, va da una parte che Candreva
gioca oramai in maniera anarchica anche lui, è, pensate che Candreva, che a mio avviso è stato quello che ha tirato la carretta per una vita, un anno e mezzo, un anno e mezzo che sta correndo, anche lui ieri come se avesse dato un segnale, oh ragazzi, io so, forse pure io sto entrando in confusione. Allora io mi domando, davanti a uno scenario così, con la squadra che non segue più l'allenatore in confusione, questi che poi sono, i giocatori sono tutti abili, non dimentichiamo quello che è accaduto qualche anno fa con Ballardini, di alcuni giocatori, non mi fate fare i nomi perché non è carino, ma vogliamo prendere in esame il fatto che dovrebbe la Lazio, ahimè, cambiare un allenatore e portare a Roma un allenatore che entra, arriva, modello Reia, lo so che è un passo indietro, lo so che è un passo indietro, però almeno dai un segnale e puoi cambiare una stagione. Così ragazzi, ma come ne usciamo? Come ne usciamo? Ossia i giocatori, dipende dai giocatori adesso, da Petkovic anche, perché non deve continuare a fare questi errori di continui moduli cambiati. Guido, ma guarda che i giocatori di ieri, l'atteggiamento dei giocatori di ieri è vergognoso. Oh. I giocatori li conosciamo, dipende dai giocatori sicuramente, ma i giocatori Franco, in altri vanno, tempi, non mi piace parlare così perché sembra che istigo la violenza, no. Ma a Fiumicino c'erano 100 persone, 200 persone, sì, che aspettavano la squadra a dire ma come non vi vergognate? Perché ieri quando sono andati, Sana poverino che è andato ad esultare sotto la curva della Lazio, avete visto i tifosi della Lazio? Io l'ho visti, erano inferociti, non erano contenti, perché non è che stiamo, cioè, la gente, la squadra, la società deve capire che il tifoso laziale troppo è stato tranquillo e buono. Mi fermo qui perché se dico un'altra cosa poi sembra che voglio. Io penso una cosa, che anche alcuni giocatori chiamati cosiddette seconde linee, che dovrebbero mangiare l'erba, no, quando hanno, ma la possibilità, scherzando, cioè giocatori apatici, Pulici, mamma mia, sembra... tanti, la Lazio ha tanti, poi ridono, nel frattempo ridevano, e poi, io volevo fare c'è proprio consapevolezza del momento, cioè, ognuno coltiva il proprio orticello, una, no? Domanda oggi, no, perché a Paolo, che sono stati giocatori, no, ma un giocatore come Hernanes, no, perché questo sta diventando veramente un caso, no, ma lo sa che giocando così, visto che ci tiene tanto al mondiale, lui non lo farà? Beh, però posso dire una cosa, prima di Hernanes, non me, no, però Hernanes, dire, già l'abbiamo castigato abbastanza. No, però non lo farà al mondiale se lui gioca così, perché in Brasile. Posso dire una cosa? Hernanes ha capito che attorno non c'ha più stima, non c'ha più la stima né dell'allenatore né della società. Se può dire sta cosa? Sì, sì. E dai, se può dire, no? Però giustamente poi deve giocare a pallone. No, Guido. Però se tu me lo fai entrare a 20 alla fine, senti, con la Sampdoria che ha segnato, che sta avvelenata su ogni pallone, Hernanes, che te cambia la partita? Abbiate pazienza, no? E questo è quello che dire. Se messa a far mediano come Ledesma, Hernanes prende e cambia la partita. Ma che vi siete impazziti? C'è da dire che parliamo di un giocatore che forse, a mio avviso, è il miglior talento che c'è la Lazio. Questo è Ma Hernanes non dovrebbe mai uscire in questo tipo di È un giocatore che comunque è riconosciuto come miglior talento. Farlo partire dalla panchina non è facile. Ma non è Guido, facile, perché però, è come se vai alla Juventus e metti in panchina Tevez per scelte tecniche, non ti entra e ti fa la partita. Però lì ce ne hanno 20 dei Tevez. Vabbè, però se tu prova a metterlo fuori, però. Cioè, nel senso di dire, no, per dirti da giocatore, è chiaro che se un giocatore come lui non sente intorno che è il miglior giocatore, bravo, non c'è più stima, mai stata una parola, non, più, da parte, non avrà più la società ha capito che non sente la stima attorno, si è capito, dai, ormai, ma poi non è che deve essere coccolato, perché il giorno nemmeno, che Hernanes va via, la colpa di Hernanes, conviene far passare questo, ma concetto, certo, ma pure in passato è successo con altri giocatori, ma quelli se la sono cercata, Zarate si è cercata, in confronto a Hernanes si è cercata, Morito, Hernanes non credo, Hernanes solo perché non rinnova, ma perché, ma tu pensa a Hernanes, se c'è un'offerta da qualche altro club importante che lotta per lo scudetto, magari rimane qui a Lazio. Ma cioè, se noi stavamo che lui rinnovi il contratto, la stessa cosa, che dai, lui rinnovi il contratto, rientra nell'interesse della Lazio, non di Hernanes. Fermiamoci un istante, tanto abbiamo tanto tempo, intanto fra un po' avremo anche il momento con Cesar. Allora, un attimo di pubblicità e poi ripartiamo alla grande, vai. Allora, io vado a salutare all'altra parte dello studio, andiamo subito all'altra parte, c'è l'amico Raffaele che ha una storia a casa, attenzione che se ti vengono i ladri, ha non so quante maglie storiche della Lazio originali, Raffaele, è così? Esatto. Buonasera intanto. Esatto, sono proprio originali. Originali. Allora, stasera, per la prima volta mi fai vedere almeno 5 maglie stasera, quella che è accanto è Valentina, che ha una maglia storica della Lazio, di che anno stiamo parlando? Stiamo parlando del 79-80, anno un po' disgraziato per noi. Andiamo su Valentina, guarda che bella, esatto, questa maglia. Questa è la seconda maglia della Pusheyn, maglia bianca, siamo ritornati anche a mettere di nuovo il simbolo. Perfetto.
La maglia particolarmente è quella di Bruno Giordano, la numero 9. Sì. E per la prima volta. Falla voltare, Valentina, se no sembra un robot. Esatto. No, no. Va bene, abbiamo visto il 9. Per la prima volta, altre cose, vai. Invece dei numeri cuciti, abbiamo i numeri verniciati, stampati sopra la maglia. Pensa te, pensa te. Esatto. Questa è la maglia di Bruno Giordano. Come andò quell'anno? Male, immagino. E andò malissimo. Perfetto, era meglio non ricordarlo. È meglio non ricordarlo. Questa è la seconda maglia che fu adoperata per. In casa per due partite contro l'Inter e contro la Roma alla partita di ritorno. 1-1? Finì 1-1 al derby, mi pare. Non mi ricordo, io guardavo la partita. Non ricorda mai queste cose. No, no, non le ricordiamo. La maglia è bellissima, ma non ricordiamo quello che accade al derby. Complimenti, perché quella è una maglia fantastica, soltanto è una small, cioè, immagino. Per ormai me è diventata una small. Te credo, a me quando m'entra. Perfetto, grazie. La netta. A dopo. Andiamo dall'altra parte. Valerio, che non vede l'ora di parlare. Schweinsteiger, prego. Eccoci Guido, allora continuiamo con questi soci, sempre con l'aiuto della regia. E andiamo a vedere un personaggio dei Simpson che assomiglia a un ex CT della Francia, Domenech. Uguale, ragazzi. Questo è uguale. Questo è Artie Ziff e Raymond Domenech, che attualmente non è impegnato in nessuna Fantastico. Panchina. Questa è carinissima, bravo. E questa voto il Guido, voto alto qua. 8. Poi andiamo avanti. Quando prendi 8 c'è una novità, di pagare il caffè a tutti. Attenzione. Questa è Semioli e Pippo Franco. Però Semioli poi sono simpatici tutti e due, precisiamo, perché Pippo Franco poi trasmette anche qui. Salutiamo il grande Pippo, però si somiglia. Però pure questa ci può stare. E poi andiamo avanti con un attore, si chiama Mark Strong, che ha fatto il film di Sherlock Holmes, e qui c'è Dimitar Berbatov, anche questa Guido la pettinatura, bellissimo. Un po' la faccia. Voto ci pure sta. Qui è buono, dai, si può passare. E poi andiamo l'ultima per adesso, Stramaccioni con questo rapper Mr. Antix si chiama. Ci lui è stare. Nato a Milano, di origine sarde, un po' ci sta. Ci dai. Può stare, qui 6, 5 e mezzo, 6, non te meritete più. No. Abbiamo allora, passato la media. 6. Allora, volevo andare su Francesca, perché per un attimo... perché sta calmo allora sta calmo Franchi, mamma mia, io possibile lo sta così. Francesca, vogliamo ricordare i risultati del settore giovanile, cioè, al volo, ma al volo, però ricordiamo al volissimo i risultati del settore giovanile. Allora abbiamo la primavera con Lazio Bari, finito il risultato 4-3, l'allenatore Bollini. Le allievi nazionali Lazio Roma, il risultato 1-2, l'allenatore Simone Inzaghi. Allievi regionali Lazio contro la Dispoli, finito 0-0, allenatore De Cosmi. Giovanissimi nazionali Ascoli Lazio 2-1, l'allenatore Franceschini. E per finire giovanissimi regionali Roma Lazio 0-2, allenatore Siviglia. Ah, ma la Lazio è diciamo che Lazio Pro Roma, c'è stato là, ma noi l'abbiamo fatta apposta. Per me era a Roma, tanto è la stessa cosa. No, scherzo, era Pro Roma, no, bisogna rispettare. No, però a me sarebbe piaciuto pure Roma. Ma ha fatto bene a sbagliare, mi piaceva questa cosa. Allora, visto la situazione, adesso ritorniamo invece sull'argomento che più scotta. Qualcuno ha fatto capire che Petkovic rimane. Ma io poi non ce l'ho col mister, credete, io veramente è una delle persone che stimo, perché è un signore vero, possiamo dirlo, una persona per bene, e questo è anche un bello stile per noi laziali, perché è uno stile che a me è piaciuto subito quando è arrivato. Il problema è grosso, però questa squadra lo seguirà ancora? Purtroppo in queste occasioni non c'è altro da fare, perché non è che, come si dice tante volte, non è che puoi licenziare 20 giocatori. Esatto. Il presidente. Devi purtroppo, il presidente neanche. Attenzione, purtroppo traghettatore, proviamoci, ma tanto non lo cambia, ma proviamo a parlarne. Traghettatore oppure un allenatore che poi riparte da un progetto nuovo. Allora, parliamoci chiaro. Allora, Delio Rossi non può, per ovvi motivi. Sinisa è andata alla Sampdoria. Rimangono alcuni allenatori, ma insomma Guido, ce n'è uno che a me piacerebbe per pensare di averlo alla Lazio, che è un certo Roberto Di Matteo, ma per un semplice motivo: si può fare l'uno e l'altro, perché la Lazio non è disperata in questo momento e può ripartire con questo gruppo di giocatori, con un allenatore però io che credo, a livello internazionale, anche una bella immagine. Io Franco, credo per che fare un salto qualità, per cortesia, sì, non mi portasse no, un altro. No, ma poi io quello sto dicendo, cioè per questioni di tempo e per questioni di disponibilità di allenatori liberi, oggi sarebbe quasi impossibile scegliere l'allenatore che ti può poi fare il salto di qualità. Secondo me ci vuole un buon traghettatore che ti porti alla fine del campionato. Nel frattempo una società, come si deve, ha tutto il tempo per scegliere la persona giusta, l'allenatore di qualità. Per poi tu parli, però non mi fai i nomi. Sei Reia, i nomi Reia, che conosce l'ambiente, i nomi per il ma è un passo indietro, ma i nomi clamoroso. Per il traghettatore,
Il nobile etichettatore Reia è il massimo. Ma lo sai perché? Perché Reia cambia, sia questa squadra, se non ha un piccolo generale che comincia a strillare e comincia a fare come ha fatto quando è arrivato quella volta. Scusate, allora questi me li porti in panchina. Quando sarà il momento li metterò in campo i famosi giovani promettenti. Mi prendo la squadra migliore, Reia fa giocare la squadra migliore, come ha fatto quella volta quando vide l'Edesma fuori. Come traghettatore non c'è di meglio sulla piazza. E se no puntiamo sul locale. Ma un altro secondo me meglio di Reia da questo punto di vista, perché se l'obiettivo è quello di responsabilizzare i giocatori, avere una figura forte, che è anche l'appoggio dei mass media per esempio, se l'obiettivo è quello anche di togliere un po' di vetrina alla società, quindi di essere accentratore e responsabilizzare davvero i giocatori, meglio di Trapattoni secondo me non c'è nessuno. Trapattoni pure. Perché è una figura forte, una figura che avrebbe, è l'anticalcio secondo me. Paolo. Però io parto dal presupposto che conoscendo questa società non cambierà allenatore, non è nella strategia. Ma il paradosso è che Petkovic che sta guardando intorno nel frattempo, è quella la cosa simpatica. Sì. La cosa simpatica è quella, che mentre la società lo aspetta, Petkovic si guarda intorno. Si parlava di un cambio tecnico avviene o per le dimissioni di un allenatore o perché la società lo mandi via. E se Petkovic dasse le dimissioni è chiaro che la società prenderà atto della situazione. Però conoscendo le strategie di questa società non credo che ci siano margini. Abbiamo dimostrato 3 anni fa con Ballardini che siamo arrivati veramente sull'orlo del baratro. Ed è stato rimosso un po' perché la tifoseria stava cominciando veramente a preoccuparsi. Allora, quindi no, non credo nei cambiamenti e soprattutto non credo nei ritorni. Io dico su Reia sono un pochino meno mi sembra un passo indietro di tornare al. Ma come traghettatore, no? Però cioè, sarebbe un passo indietro se tu gli affidi, se tu gli affidi un progetto. Abbiamo passato gli ultimi 2 anni sfiorando la Coppa Campioni. Con Reia. Che noi gli abbiamo detto tutti i colori, no? È come ritornare indietro. Gli allenatori, io non credo nei grandi ritorni. Attenzione, andiamo sulla sinistra. C'è Piero Ambrosi e c'è una cosa che temo più delle altre. Cioè io non credo che la Lazio cambierà in questi giorni l'allenatore. Quindi credo che attenda almeno la pausa di Natale. Ma cambiare l'allenatore fra 4 giornate vorrebbe dire, e oltretutto non abbiamo un calendario facilissimo, già a partire dalla prossima partita, vorrebbe dire sfidare veramente l'ignoto, perché insomma per adesso io non vedo rischi. Piero, aspetta, vado da Alessandro perché prima ha detto una cosa. No, ha detto non ve la prendete, non vi lamentate, perché tanto poi il paradosso è anche un altro, che mi dici questa storia della Svizzera. Che cosa significa? Lo stanno cercando Petkovic oppure no? È uno dei papabili e lui penso che abbia fatto capire perfettamente. Dopo i mondiali? Sì, però devono deciderlo da dicembre. E allora Petkovic rimane alla. Però devono deciderlo a dicembre. Se Petkovic poi si prende l'incarico per il dopo Brasile 2014. Petkovic rimane alla Lazio, però. Quella da questa notizia che stai dando vuol dire che Petkovic rimane alla Lazio. Basta. Pure secondo me. È inutile girare attorno ai discorsi. Ma il discorso che. Quella che è la mia coscienza della Lazio è che l'idea qual è? È di non cambiarlo fin tanto che non ci saranno tragolli. Però io mi chiedo, ma peggio di così ci siamo? No, non ti preoccupare, non ti se si continua così, ci Guido, sono la Lazio di così era con Ballardini. Non vince da fino a ottobre con l'Italia del campionato. Un allenatore che fa quello che ha fatto a Genova e che fa quelle dichiarazioni dopo Genova vuol dire che o sa che lo cacciano o se ne vuole andare. Non ci sono altre soluzioni. Se no è un pazzoide, non lo so. È in confusione. Cosa è la confusione, scusami, una cosa è dire quelle però cose. Però non sono d'accordo, fare perché cose. Se Petkovic ammette che stavolta ha sbagliato, perché dici questo? Perché l'ha mai fatto. E sarebbe perché pure ora che lo fa una volta. Ma perché lo fa adesso? Che facciamo il check-up? Ma perché lo fa sono 2 anni che sentiamo dominare. Dominare, che facciamo delle figure barbieri. Apposta, e perché adesso? 11 guerrieri, 11... Io dico adesso che la società della Lazio non è abituata a mandare via gli allenatori, che il presidente è uno... Però il presidente si deve mettere anche seduto e ragionare sul discorso della squadra. La squadra cosa sta facendo adesso? Pena, perché è vero. I giocatori che non c'è più un'identità dentro questa squadra, addirittura i migliori giocatori, l'Hernanes, il Candreva, ieri pure Candreva, e sto ragazzino che sta crescendo bene, ieri ha fatto una brutta, dopo un quarto d'ora, 20 minuti, dico ma gioca o non gioca Keita? Cose dell'altro mondo. La società deve prendere delle decisioni,
È inutile che siamo adesso noi possiamo dire quello che vogliamo, ma la società non devi pensare con Ballardini siamo arrivati lì e ci ha messo del suo. Ma cosa aspetta lui che Petkovic gli dice arrivederci e grazie, me ne vado. Questo non capisco. Io aspetta, guarda, questo. Non vorrei fare l'uccello del malaugurio. Se un tecnico si dimette risparmi l'ingaggio. Adesso ci abbiamo due partite. Scusate, adesso abbiamo due partite, il Napoli in casa e il Torino fuori, che una Lazio come sta in queste condizioni le può perdere tranquillamente tutte. Può perdere. Non sono d'accordo. Sul Napoli e poi? Torino. A Torino non puoi perdere. C'è già perso. Lazio sì. Allora, non dimenticare domenica un buon Parma è andato a vincere a Napoli, quindi adesso stiamo a guardare. Se il Napoli di adesso, paradossalmente, se la Lazio fa la partita col Parma, per me il Napoli rischia pure di perdere la Lazio. La Lazio di adesso è una delle squadre peggiori del campionato. La società non può pensare a queste cose. Scusate, sento rumoreggiare mentre parliamo. Chi sta parlando? È cassetta. Dico, fermate un attimo. Fatemi finire. Ipotizziamo la cosa peggiore, ma non improbabilissima, che si perda un Napoli, si perda col Torino, no? Siccome si diceva prima di Natale non succede, cioè rimane Petkovic. Non succede niente. Ma neanche non Franco, ci... ma non ci posso credere. Ma Franchi, mi fai spiacere. A quel punto, allora che lo diciamo a fare? No, lo dobbiamo dire, ma perché devono sapere che qui la gente è stanca. Se no che facciamo? Ci normalizziamo pure noi, se no ci hanno narcotizzato. Io non mi faccio narcotizzare. Allora vuol dire che è peggio della situazione Ballardini, perché a quel punto, perdendo le prossime due partite, la Lazio sarebbe in zona retrocessione e continui con Petkovic. Quello sarebbe il limite ultimo, il tracollo famoso. È sbagliato. Una società non deve pensare se perdo queste due partite. Oramai la società ha un quadro ben chiaro. Se non ce l'ha la società, ha un quadro chiaro, ma veramente non stiamo scherzando. Adesso lascia perdere il presidente della Lazio, lo conosciamo tutti, è inutile che continuiamo a dire. Tanto lui non caccerebbe mai via. Prevenire è meglio che curare. Allora, se tu continui invece a andare avanti lui deve, per me deve prendere una decisione, la società deve prendere una decisione subito, non aspettiamo due partite, o lo fai o non lo fai. Giancarlo, al di là di quello che diceva Guido, no, Petkovic, ma che per 300.000 euro a Lazio, brava persona, se questa è una società, però che lo fa, no io volo di un'altra cosa, lo metti da parte Petkovic, il dovere ci mette d'accordo con la federazione, facesse quello che vuole la Lazio, se lo cambia adesso, tipo la Lazio fa ancora a tempo a salvare una stagione, perché i giocatori determinano la stagione. Il tecnico può fare qualcosa, ma il 10-20%. Il giocatore entra in campo, se vede la situazione attorno, non gliene frega niente. Scusa Guido, il dovere di una società, non di due persone, di una società che vede che una squadra non segue più il tecnico, credo che non c'è un altro tipo di decisione. Quando la Lazio di Zeman, no, a un certo punto la società si accorse, correggimi Giancarlo, che non veniva seguito il tecnico, c'era mezza squadra che remava da un'altra parte, fu sostituito Di Matteo, ma è libero Di Matteo, si può fare? Perché? Scusa, non è che è legato ancora al Chelsea? No. Perché dobbiamo rischiare di arrivare un'altra volta vicino al baratro per decidere? E mica va sempre bene, Perché c'hai... E mica va sempre bene, perché quella volta andò bene con Reia. Ci mettiamo sempre a rischiare. Allora aspettate un attimo, adesso è il momento di Cesar, ma prima andiamo dall'altra parte, da Francesca Genovesi, che è già pronta con Piercarlo Ierussi. Certo. Prego. Siamo pronti qui, il clima in studio si è surriscaldato e anche il nostro amico ci parlerà del clima e di come mantenerci caldi con questo freddo. È vero, Clima System 2000 è la stagione che volevi, il freddo viene improvviso come ormai viene improvviso il caldo, però ci sono sempre le nostre offerte, chiamateci all'800-399-469 per poter fissare un sopralluogo gratuito. La promozione di questa sera, parliamo di caldaie. Una caldaia di marca Ferroli, 24 kW, completamente elettronica, ad una straordinaria offerta di 790 euro, installazione, certificazione, collaudo e prima accensione incluso nel prezzo. L'IVA è a parte, perché chi può pagare il 4, chi il 10 e chi il 22. Inoltre, sino al 30 novembre, finanziamento a tasso zero in 24 mesi, addirittura iniziarla a pagare a febbraio del 2014. Poi sfruttate questa detrazione del
del 50% che dà lo Stato. Inoltre ti possiamo finanziare e fare la detrazione. Quindi chiamate Climasystem 2000 per scoprire tantissime offerte anche nella climatizzazione, che in realtà ti puoi scaldare con pochi centesimi l'ora. E poi siamo inseriti anche nel settore dei serramenti, quindi porte, finestre, infissi, tutto ciò che è il comfort del vostro ambiente. Climasystem 2000 è a disposizione. Chiamate per un sopralluogo gratuito 800 399 469. Grazie e buonasera. Grazie a Carlo, grazie a Climasystem. Valerio, vai con qualche altro sosia. Seguito con altri due sosia, eccoli, parliamo adesso di Brian Perea, l'avevamo già visto all'inizio dell'anno con le sue capigliature, adesso qui lo vediamo con uno che gli assomiglia in alto, nel quadrato in alto a destra, e si chiama Antonio Sanabria ed è un giocatore del Barcellona B. I capelli sono gli stessi, le orecchie pure. A parte adesso sono tutti uguali, sì, adesso, però orecchie. È vero, guarda come si somiglia. Ci può stare questo. Più scuro Perea, vabbè. Poi... Speriamo che sia più forte Perea. E poi questo invece è George Clooney in compagnia di Nico Politis. Ecco. Questo è il portiere... Questo attualmente è il preparatore dei portieri dell'Olimpiakos, ha smesso di giocare. Guardate, questo era forte come portiere, sì, quando lo vedevo in campo, veramente dicevo, questo sembra George Clooney. Nico Politis. Nicolo, era bravissimo, era un gran portiere. Guardate come somiglia a George Clooney. Franchi, bravo, scusa, mi trovi D'Alema fra un po', perché D'Alema è uguale, Aperto, gliel'abbiamo già detto. Qui invece concludiamo con questo, Guido, con Savino in compagnia di Gundogan del Borussia Dortmund. Ecco, quello dobbiamo prendere noi, no? Sì, sì, proprio lui. Era lui? Ne mettevi tu 20 milioni. Magari, 20 milioni, lui. Ma 20 milioni, ragazzi. La pigliamo Savino, costa di meno. Fermiamoci perché è arrivato Cesar nei nostri studi. Pubblicità e poi l'angolo con Cesaretto. Vai! Com'era il coro? Allora, qui abbiamo due club storici della Lazio, Palombara e Guidonia, capirai, sono due storici club. Com'era il coro per Cesaretto? E faceva Cesaretto, 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 Cesaretto. È la prima volta in studio che accade una cosa simile, insomma. Grazie. Allora, io spesso in telecronaca ti dico subito, intanto buonasera, come buonasera, stai, tutto bene? Guido, buonasera, stai a tutti. Adesso, bene, vabbè, stai al Frosinone Calcio, alleni la squadra esatta, gli allievi? Nazionali, sì. Nazionali. Ma io dico sempre che noi abbiamo avuto un giocatore, appunto, riguardo, sto parlando di Cesar, che come prendeva palla, ecco, io mi innamoravo dei sinistri della Lazio, mi ricordo Dolso, mi ricordo tanti altri giocatori, Mihalovic, l'ho detto spesso, Liverani e poi Cesaretto, perché quando prendono la palla Liverani e Cesar, io non so perché, sicuramente succedeva da lì a poco qualcosa. Allora, perciò tu sei nato già con la fortuna, perciò che natura ti ha dato questo sinistro straordinario. Allora, cosa ti rimproveri della tua carriera? Io inizio subito così, perché per me tu hai fatto una buona carriera, ma per quello che valevi, per me potevi fare molto di più. Sono cattivo, sono buono, sono un amico, come sono? Insomma, ti ho detto la verità? No, no, io sono fiero e soddisfatto di tutto quello che ho fatto. Che hai fatto? Perché stiamo parlando di giocare, di aver giocato in una delle società più forti al mondo, la nazionale brasiliana. Anche nella squadra della tua città, pure, però è una squadra piccola, ma che è diventata grande per quello, quei fatti, no, col nome. Si chiama San Caetano, abbiamo vinto il campionato in Serie C, Serie B, Serie A, siamo arrivati in finale di Champions League in Sud America. Come la paragoni, San Caetano, la squadra di Serie A? Come è venuto fuori in Brasile, come il Chievo Verona, però a livello di quello che ha fatto, dove è arrivata, sicuramente ha fatto molto molto di più. Però guarda, fare quello, no, che sono riuscito a fare io da giocatore, cioè, non è facile, quindi, certo. Cioè, di rimproverare cose che non avevi potuto fare, no, casomai tutto quello che potevo. Poi ci sono dei errori, ci sono delle situazioni in cui potevi fare diversamente, ma sono momenti, sono situazioni in cui vanno valutate e diventi grandi, puoi andare avanti
oppure ti puoi fermare per quello che fai. Visto che sono arrivato a questi livelli, sicuramente non ho sbagliato così tanto per non semplicemente non credere che, o pensare che devo rimproverare qualcosa che non ho fatto. No, l'unica cosa è vera è il fatto di essere arrivato tardi in Europa a 26 anni, l'unica cosa, ma fino a quel momento giocavo in Brasile. Allora, come ti ha scoperto la Lazio? Perché credo che fu Massimo Gragnotti, però è vera questa storia, sì, me lo puoi guarda, confermare? Guarda, sì, Massimo dopo mi ha seguito, no? Però il primo occhiata primo contatto è stato da Raffaele Belassai, che è il nipote di Gragnotti, da parte della sorella di Gragnotti, che viveva in Brasile e lavorava alla Cirio. Lui spesso guardava i giocatori sudamericani, li segnalava a Gragnotti, ai suoi uomini, nello governato Massimo Gragnotti, certo, che dopo seguivano il giocatore o che poi andavano a vedere le partite. Gragnotti ha portato soprattutto gli argentini, non i brasiliani, lo sai? Sì, tu sei uno dei pochi brasiliani che... Perché... Prima di me, se non sbaglio, sono stati due. La Lazio cercava Ronaldo. De Jair nel 92, sì, cose del genere. Ma era poca roba, insomma. Ha detto che piangeva, voleva andare via. Sì. Mi ha raccontato proprio Gragnotti che piangeva, voleva andare via, aveva saudade. Tu ce l'hai avuto la saudade quando sei arrivato? No, perché arrivare a certi livelli, riuscire a fare quello che sono riuscito a fare e sapere quanto ho lottato, quanto ho combattuto, tutto, quanto ho sofferto, sbagliando e facendo delle cose per bene per arrivare, c'è poco da avere nostalgia di qualsiasi cosa. Senti, la tua gioventù, la tua famiglia, la tua terra d'origine, ti manca il Brasile? Sia quando, perché ormai tu sei, sì, vivi a Roma, ti sei sposata una donna romana, cioè ormai l'Italia è il tuo paese, sì, ma se il penso Brasile... sì, i ricordi ci stanno, cioè, penso con l'affetto, no? Quei ricordi, se, quando vado in Brasile, cioè, spesso, no? Con i familiari o dei amici, ma è passato tanto tempo. Ho creato delle radici qua, qui Guido, a Roma, cioè, Roma. Che tu sembri calcio, uno dei tre stelle, uno del tufello, perché poi ti sei abituato, hai aperto anche un locale a Roma. La famiglia, i negozi, cioè investimenti, cose varie, allora crea delle radici, mi sono trovato bene che mi trovo a casa. Io ti chiamo Cesaretto perché siccome, non dico che ti posso essere padre, perché sennò sveliamo la mia età e sarebbe clamorosa. No, voglio chiederti, in percentuale, 12 mesi all'anno, quanti ne passi di mesi all'anno a Roma, quanti in Brasile? Quasi 2 anni che non vado in Brasile. Bene, perfetto. Allora, questo vi fa capire che sei diventato trasteverino. Allora, detto ciò, tu arrivi in Italia nell'estate del 2001, sei pagato circa 5 milioni di dollari, ok? E firmi un contratto di 5 anni, no? Troppo? Pochi? No. Dopo tutto quello che è successo è venuto fuori che sono stati 8 milioni di dollari, no? 5. Ah, non lo sapevi, ecco. L'hai saputo, vabbè. E arrivi quando c'era Roberto Mancini, pronti via, Mancini... In realtà arrivo quando c'era Dino Zoffi. Dino Zoffi, sì, no, però trovi anche Mancini. Sì, e dopo quel passaggio di quell'anno che non è stato positivissimo né per me né per la Lazio, difficilissimo perché non si riusciva ad andare in Champions League e si giocava comunque, e la società era quella che era, i campioni che c'erano. Ma lo cambiamento è stato proprio l'arrivo di Mancini. Pensa che quando prima che arrivasse Mancini, anche all'inizio delle stagioni, non ero cottato per andare via di più, perché io non pretendo nulla e non ho mai preteso, però ho conoscenza di quello che sono in grado di fare nel momento in cui mi trovavo. Mi ricordo benissimo. Mi fai capire che con Zoff e Zaccherini non vai molto bene. No, trovi poco più, più che altro perché mi sono fatto male subito in ritiro. Perfetto. Allora Dino Zoff è ovvio che domani non è che mi ha messo in campo, giustamente. La squadra era quella che è, la situazione era già delicata. Poi arriva Zaccheroni, che è quello che mi ha dato più spazio, no? Ha cercato di spazio, ma non, la Lazio in quel momento lì ricordate molto meglio di me quello che era la Lazio, e anche se mi trovavo bene, ma non davo più di tanto perché era un momento difficile e io non ero al massimo di quello che potevo dare. Invece con l'arrivo di Mancini non avevo più problemi fisici, è partita la stagione e penso che con l'arrivo di Mancini avrei dovuto andare via perché la Lazio aveva preso Sorin e Cristian Manfredini del Chievo, allora sono giocatori che coprivano quel ruolo lì e io ero tra virgolette l'ultimo
l'ultimo pistone sui ruoli, no? È arrivato un momento proprio nell'inizio delle stagioni, dopo tutto il ritiro, in cui mi sono trovato in panchina, in tribuna contro il Chievo Verona in casa. Senti, dove... il 27 agosto 2003 fai un gol in Champions League contro il Benfica, te lo ricordi? Sì, sì, gol di testa, sì. Poi hai avuto questo infortunio contro il Lecce e ritorni in campo proprio contro il Lecce, dove realizzi anche il gol della vittoria. Col piede destro. Perfetto. Nel 2004 vinci la Coppa Italia con la Lazio e poi segni un gol nel derby. Ti posso dire che quella sera, dopo il gol di Di Canio e il pareggio di Cassano, ho detto ci risiamo, nonostante ha segnato Di Canio, è successo quello che è successo, dovremmo avercelo quel gol in audio, non so se poi la regia è pronta, sentiamolo per un attimo, vediamo se riusciamo a sentire quel momento del gol. Era 1-1 e poi arriva questo spiovente di Oddo, credo, non vorrei sbagliarmi, una deviazione di e arriva sta palla che tu poi che fai? Di prima intenzione colpisci? Sì, sì, al fondo, sì, sì. E la palla si va a insaccare sul secondo palo. Ce l'abbiamo l'audio, altrimenti andiamo avanti. Out. Il gol di Cesare! Cesaretto! A Cesaretto! Ave Cesare! Cesare, richiamo, lo dirò tre volte. Devo dire che questo è uno dei gol. Poi sai che c'è? Che quella sera ti ha detto male. Perché io commenterò il più bel gol della mia vita da radiocronista con Di Canio. Ma risentendo questi gol, sono belli anche questi di Cesaretto e anche di Rocchi, che io vedo per la prima volta nel derby una palla entrare dentro prima. Io so che la palla sta per entrare e non c'è cosa più bella nel derby, vedere una palla che entra prima. Io non mi è mai successo. È un po' come quello che è successo a Garlaschelli. Becca fa un gol straordinario con la Juventus, ti do un po' di storia, di Lazio, Lazio-Juventus, Lazio vince 3-0, Giordano fa una doppietta memorabile, il gol di Garlaschelli, che è altrettanto bello, passa in sordina perché è troppo bello quello di Giordano. È normale che in questa fase, da radiocronista, racconterò il gol più bello della mia vita a Di Canio, ma ti posso garantire che questo gol e il fatto di aver detto Ave Cesare, per me è un pezzo bello da risentire in radiocronaca, ma te lo dico perché io lo sento molto questo gol, sento questo di Di Canio, quello di Cesare e quello di Rocchi, sono i tre, li metto nella classifica dei 10 gol più belli raccontati dal sottoscritto, perché pensavamo che ancora una volta la Roma ci aveva beffato, perché pareggia Cassano dopo il gol di Canio, invece arriva questo gol che era pure difficile, ti ricordi la palla di prima sì, intenzione? Sì, al volo, però per fortuna tu sei stato sbaglio, freddissimo stato... avevo tutto il tempo perché Panucci aveva chiuso troppo veloce e dopo mi trovavo da solo a coordinarmi per bene e come tu hai visto che la palla è entrata prima, io non l'ho vista proprio, perché dopo mentre lui è saltato e sceso io non vedevo la palla, una rasogliata fantastica, forse non risultavo perché non riuscivo a vedere. Tu l'hai cercato il secondo palo o ti è venuta così? No, ho cercato l'hai cercato, sì, si vede sì. Che... no, perché sai, sì. A volte uno pensa di buttarla lì sul secondo palo perché quello il portiere sì, perché potrebbe... la palla venendo dalla parte opposta del portiere mentre lui è talmente difficile ritornare, però. Senti, mi ricordo un partito che qui non c'è, ma che è successo a Reggio Calabria? Che ti è venuto in mente quel giorno? Tu stai facendo una partita da paura, te lo ricordi? Che sì, lì che cosa hai combinato? Sì, 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 guarda sì, come mi sono messo. Ma che, no, è vero, è vero. Ma che ti è passato per la testa a Reggio Calabria? Vero, hai fatto vero. Tutto. Hai fatto tutto te. È vero. Allora, ricordiamo tutto cosa hai fatto. In pochissimo tempo. Tutto in pochissimo tempo. Ricordalo, vero, vero. Vediamo un po' se te lo ricordi. Il gol, bellissimo. Fantastico. Veramente bello il gol, il dribbling, giocatori della Regina che viene in scivolata, io tocco soltanto il pallone per farlo passare, guardo dentro l'area, il portiere, guardo proprio lo sguardo che aspettava che mettevo la palla e ho dato verso partita la porta. Partita sontuosa, sì. Poi sì. Te parte a Brocca. Poi ho fatto un fallo a, se non mi sbaglio, non era Nakamura, ma... Nakamura, sì, forse... No, perché non sono stati tutti i falli, o penso proprio di sì. Faccio un fallo, ho fatto un gesto un po' di stissa perché avevo perso la palla più che altro e dopo lui mi salta benissimo, rientra perché era un sinistro anche lui, rientrando mi va verso la sinistra e mi taglia verso il fondo, io credevo lui infatti messo in difficoltà, l'ho ripreso un'altra volta, in due minuti sono andato via, perché vincevamo la partita e poi il pareggio abbiamo anche perso, sì. Sì, sì. No, sono momenti, no, che tu sei... Ma no, però non era successo niente, Cesare, te lo ricordo. No, è vero, no, era solo già che avevo sbagliato la prima azione, avevo preso il giallo e tanti discorsi poi che non giustificano, no? Perché è vero, è stato un grossissimo sbaglio, ho messo la squadra in difficoltà e poi alla fine il pareggio e abbiamo vinto. Abbiamo capito, ecco. Senti un attimo.
Qual è stato il momento più bello con la Lazio? Ti racconto un particolare pure quando tu hai fatto, purtroppo era venuto a mancare un tifoso della Lazio, tanto lo sappiamo, insomma, Pino, che Sanna, che gestisce un locale qui a Montesacro, di origine sarda, tra le altre cose, e il figlio purtroppo viene a mancare, ti incontra, vai al locale e dici: guarda, se segno, dedico il gol a papà. Tu ne hai fatti tre quel giorno. Sì, sì. Guarda che fu un destino incredibile. È stata una storia particolare, perché arrivai venerdì mattina dal Brasile perché avevo dei problemi, sono andato in Brasile, sono tornato, Mancini mi aveva lasciato andare, sono tornato. Tornando venerdì, la partita domenica contro il Siena in casa, cioè nella normalità, un giocatore non parte dall'inizio, no? Però Mancini aveva talmente fiducia in me e sapeva della mia serietà, il professionista che sono sempre stato, che mi sono sempre impegnato allenato, e mi ha domandato: ma sei allenato? E ho detto sì, mi sono sempre allenato, è ovvio che non fai le stesse cose. Però, arrivai e ero al ristorante, no? Vicino casa, e Guerino Gottardi sapeva già che non era convocato perché non era un momento così per lui, e ha detto: guarda, c'è Cesar che è disponibilissimo ma non sa se andrà in campo comunque dando questa maglia. E io dissi guarda, se capita che io scendo in campo porto volentieri questa maglia. Mancini ha fatto giocare dall'inizio, ho fatto una tripletta. Sì. Senti un po', di questo ne sono felici la famiglia Sanna. Senti un po', guarda un po', qui stai con Ribéry. Questo era l'Olimpico di Marseille, sì. Bella. Bene. Certo, questo sta per vincere, o forse vincere al Pallone d'Oro, forse no, ma insomma hai giocato anche contro questo straordinario giocatore che fortissimo. A livello di dinamicità è proprio fortissimo. Senti, ma sapevi la corsa, la potenza di questo giocatore, tu eri Maradona. No, ma che? Scusa, tu c'hai un sinistro d'oro. No. Se avevi anche questa. Ma sono anche caratteristiche quelle, no, Guido? Cioè, è la stessa cosa che se tu dicessi a lui che se avesse i piedi messi sarebbe stato figo. Cioè, lui per le caratteristiche. No? Invece non è così, no? Subito, certo. Senti un attimo, lasci la Lazio a malincuore e te ne vai all'Inter e guarda caso ritrovi Mancini. Sì. Mi sbaglio? Sì, sì. No, non ti sbagli. Mancini ti porta su, perché era innamorato di te. Sei un giocatore, che ti vedeva, no? Sì. E questo devo dire che lì hai fatto benino all'Inter. Anche All'inizio, male. E lì vinci pure uno scudetto, mi pare, no? All'inizio arrivai, non stavo, cioè, dei problemi fisici ancora, no? Un Inter comunque niente male. Io mi ricordo una partita contro Roma che hai fatto in maniera straordinaria. Però quello parliamo di un anno e mezzo dopo. Dopo che sono andati via di prestito, dopo che oggi, guardando da fuori, ricordando tutti i passaggi, Mancini aveva piena ragione, perché era giusto così. Cosa ti diceva Mancini? Che rapporto avevi con Mancini? Diceva soltanto che è quello che fa qualunque allenatore. Se stai bene per quello che sei, che ti conosco, vai in campo. Se stai male, sei uno come tanti, puoi andare e puoi non andare. E quello però succedeva. Però quando stavi bene ti vedeva infatti come. Era quello. Sì, sì, infatti è quello. Dopo la discussione, dopo che sono andato via, dopo il primo anno che ho fatto non bene all'Inter, sono rientrato e come a Roma tanti anni fa, mi ha detto: guarda, tu hai scelto di andare via, rientri, tu sei l'ultimo, tu troverai pochi spazi. Che rapporto invece avevi con Di Canio, te? No, Paolo era... È un stimolatore, era anche carico, è un istintivo. Allora con me non ho mai avuto problemi, è un massimo rispetto da parte sua come da mia, però c'è un carattere, c'è un modo di fare che chi non lo sa prendere, oppure se ha un momento no deve stare molto attento, perché è molto istintivo, no? Allora c'è chi capisce, c'è chi non capisce, c'è chi si contrasta, allora sta ognuno di noi sotto l'aspetto della personalità. Ci mancherebbe, te non ti manca, credo che lui andasse da qualcun altro a rompere le scale, ma te non c'è. No, perché mi ricordo bene quando è arrivato alla Lazio, la prima cosa che mi ha detto, mi ricordo benissimo, era quel presidente quando lui è tornato alla Lazio. Guarda un po' che bella foto con Di Canio. Mi ha detto così: grazie per tutto quello che ha fatto per la Lazio, perché tu sei stato il primo a firmare il piano Baraldi, e lui da fuori seguiva la Lazio, no? E io, nella mia ignoranza, ammetto, Di Canio chi era?
cioè io ero, non ero conoscente di tutto poi quello che era. Capito che sì, era di dopo con, in pochissimo tempo si è fatto capire anche lui. Senti, che tu pesi decisamente meno di me, lo sapevo, però Di Canio sì. Lì ti prende come la Coppa dei Campioni, sì. Ti porta in alto, guarda sì, che bella vero, foto. È vero, e poi torno a questa partita. Derby. Sì, ha fatto un gol strepitoso. E poi seguendo anche la storia sua, che dopo, cioè, sapevo anche prima del derby, quello che hai detto è giusto, per storia, per quello che ha fatto lui. Posso dire una cosa? Liverani, Cesare e Di Canio quella sera, è vero, era una Lazio operaia, era una Lazio povera, si fa per dire, ma sì, fino sì, a un certo sì, punto. Ma era così. Però ci avevamo tre giocatori di questa portata, due che col piede sinistro parlavano col pallone e uno col piede destro e ci parlava pure lui. Sto parlando di Liverani e di Cesare. Liverani ha occhi chiusi, prende e manda quella palla a Di Canio e Cesare che col pallone ci parli, tu lo sai, tu l'ho sempre detto, io sono innamorato di te calcisticamente parlando, perché ho sempre Liverani e Cesare per me è il massimo, perché è bello vedervi giocare a pallone quando uno c'ha un tocco. E poi Di Canio che oltre a essere bravo con i piedi ha questa c'è grandissima personalità. Vabbè, un attimo, ti ricordi qualcosa di prima di quel derby, dopo quella notte fantastica che Di Canio sfidava il mondo, sfidava la curva sud e sfidava per tutti? Per qualche giorno la voce di Di Canio non si è sentita, perché negli occhi si guardava. E i filippini la... come l'avete fatti diventare romani? No, erano diventati giganti. Erano due giganti? Sì, ma perché già agonisticamente sono dei ragazzi che hanno dato sempre l'anima ovunque sono andati. Poi Paolo ha caricato tutti, perché era così. Tu hai giocato anche con Stam, fatemi vedere quella foto con Stam. Cioè hai giocato con Stam, sì. Sì. Ecco, con tutto il rispetto dei filippini, sia chiaro, passare dai gemelli filippini a Stam cioè, non è poca roba. Però Stam, ragazzi, oltre a essere un grandissimo giocatore, era pure uno di... Ecco, tu ci avresti mai litigato, tu non sei tenero, no, io lo so. No, però la bellezza di Yapstam era... Aveva una forza, tuttora, ma una forza fisica esplosiva, ma non ha mai sfruttato la sua forza contro gli avversari. Non mai, era cattivo? Mai, almeno che mi ricordo io. Solo Ancona ha preso per collo quello. Sì, ma lì ci stava pure, perché... Ecco, io lo sapevo, vabbè. No, però non ha mai sfruttato la sua forza fisica per fare male all'avversario, per intimidire, no, lui era... Datemi qualche foto in serie, così ne parliamo sopra. Patrizio, vai avanti, qui? Qui a Coppa Italia. La Coppa Italia, Italia, no? A Torino? Sì, a Torino. Guarda, dopo, c'è anche Roberto Muzzi che... Dopo l'andata a Roma, il rigore sbagliato e 2-0 di Fiori. Questa è una bella squadra, dai. Sì. Questa era ancora una gran bella squadra, la Lazio. Sì. Questa è una copertina di Lazialità dove ci sei anche tu e vi ringraziamo, grazie per questa bella finale di Coppa Italia. Andiamo avanti. Vabbè, qui Nesta e Stam, vabbè, però qui c'era ancora lo sponsor, scusate, sembra una cosa strana, ma insomma sono passati tanti anni, c'è il Parmacotto, no scusa, parlavo del Parmacotto e non di Sesa, ma era, mi incuriosiva sto fatto che c'eravamo lo sponsor, ma non ce l'abbiamo più. Peruzzi. Angia. Angelo faceva ridere per la semplicità e la facilità con cui parava, con cui si muoveva. Sì, ma guarda le fasce muscolari, guardate le cosce di Peruzzi, ragazzi. Era talmente... È un frigorifero, non so, una cosa impressionante. Guardate. Di una potenza. Ma abbiamo fatto vedere delle immagini che su un tiro sì. di un giocatore dà un cazzotto alla palla per respingerla, come a di... Sembrava Mario Brega sì, quando in un pezzo. Mancini, va bene, abbiamo parlato. Vediamo un po' qualche altro. Qui Ribéry l'abbiamo passato. Grande giocatore. Vabbè, Mialo c'era pure premiato al premio Lazialità. Sinisa, sì. Con te. Però tu gli hai detto ha giocato con me nel Bologna, però non ti ha fatto giocare. No, ma non mi ha fatto giocare perché sono arrivato, non avevo fatto una preparazione per bene, mi sono subito fatto male. E io sono molto realista. Cioè, se non stai, amicizia è una cosa, rispetto guarda tutto quanto, foto. Ma quando si parla qui l'occhio ancora con i capelli, Cesar che sembra un ragazzo della prima comunione, come spesso dico a Hernanes, e Di Canio. Beh, qui ci sono gli autori dei tre gol, questa foto, di è quella vero, notte. È vero, sì, proprio, e lui, io ho detto, io sono andato presso lui, ho detto lo fermo, perché sennò lui scavalca i cartelloni pubblicitari, vai sotto, poi finisci più la partita. Senti, perché... dalla Lazio... Poi adesso stai a Frosinone, però lavori con i giovani, è sempre una grande soddisfazione. Sì. Fa pure rima, ho fatto tutto un gioco per arrivare alla rima. No, è bello, è fantastico. È bello perché non però, c'è frontiera. Però aspiri a qualcosa di più. Sì, Guido, io penso che... Salutiamo intanto gli amici di Frosinone. Come no? I ragazzi stanno dormendo?
anche Ernesto Salvini, un grandissimo direttore che è dirigente, direttore del settore giovanile del Frosinone, che mi ha concesso di essere qui oggi. Lo ringraziamo, ecco. Ci mancherebbe. È una mentalità che ti fa crescere i ragazzi. Fanno quello che la semplicità nella gestione di un settore giovanile, cosa che purtroppo non succede spesso da tutte le parti. Senti, ma quando giochi con i ragazzi ti metti a giocare pure te, perché te ancora te la giochi alla grande. Vero. Quando facciamo le partite per ricordare Paolo, Pino, dico sinceramente parlando, ce l'incarti sempre, è fastidioso. Non riusciamo mai a prenderlo. Prende sta palla, comincia a marcare tutti. È impressionante, no. Ancora stai. Io penso che la cosa che mi fa più piacere di tutto sta collegando, che quando sento l'emozione, e tuttora mi emoziono solo a pensare che quando gioco a pallone anche da qualsiasi parte un pallone, è stessa emozione di quando mi trovavo dentro un campo del genere. Oh, mi inquadrate Cesaretto, gli perché occhi, perché è bellissimo giocare a pallone, divertirsi, sempre un'emozione, è bellissimo, è divertentissimo, non fare male, ma comunque fare non prendere la palla all'avversario, divertirsi, ma con l'impegno, col sacrificio, con la dedizione, con la lealtà, sono tutti dei punti dove... Posso dire una cosa? Si vede che quanto ti piace il pallone, ti stai emozionando nel raccontare il fatto che ancora tocchi il pallone, perché come quando eri bambino, possiamo dirlo, non passerà mai questa cosa. Siamo malati, certamente tu stai a livelli eccezionali, io sto a livelli burrascosi, no, è bellissimo, però ti posso dire che quando uno tocca il pallone per la prima volta è una cosa fantastica. Guarda, ti stai emozionando. Adesso rimani con noi, però non te ne andare. Un applauso al grande Aprizio Pepe. Allora, andiamo dall'altra parte, perché Raffaele ancora con Valentina Cori, che non so se qualcuno vede più Valentina o la maglia, vabbè, vediamo. Allora, Raffaele, questa maglia di che anno è? Questa è 81-82, l'anno del primo sponsor che avevamo sulle maglie. Ecco. La prima volta che adoperiamo lo sponsor sulle maglie. Fammi vedere, chi giocava? Chi era? La Lazio di? Ma io ero molto legato ad Arcadio Spinozzi, anche se la maglia è la numero 4, col numero in vellutino per la prima volta. Però la giri troppo facilmente questa ragazza. Comunque, vabbè, dicevo, chi giocava quel periodo? Mi dici la formazione, la ricordi? No, la formazione non me la ricordo, ma mi ricordo... C'era Mastro Pasqua, c'era... Mastro Pasqua, c'era Giorgio Mastro Pasqua, c'era Walter Speggiorin, c'era Paolo. C'eri pure te, Paolo? Sì. Com'era la squadra? Facevamo un campionato bellissimo. Io mi fortunai quell'anno. Quell'anno Carlo stava alla Roma. Alla Roma. Andò un anno alla Roma. C'era Mastro Pasqua, giocava difensore. Alti e bassi, possiamo dire. Un anno disastroso. Ecco, salvammo un po' di. Sì. I tre gol di Savino. Ma io penso sono stato infortunato anche 5 mesi quell'anno. Quindi... Io mi ricordo una contestazione a Tor di Quinto con Mastro Pasqua che esce dalla macchina, 300 tifosi inviperiti, e Mastro Pasqua dice a tutti i tifosi: io ci ho rimesso con la Lazio, è un tifoso della Lazio da lontano, ci ha rimesso su casa quei soldi nostri. Comunque questa è una battuta storica, ma ricordo se fosse adesso. Allora, questa è la Tonini, fra qualche istante altra maglia, ok, altro giro, ok. Cesar è rimasto anche con noi, anche le sottomaglie, poi vediamo. Sta calmo, Franco. Sapere. Okay. Scusate, rimane Cesar ancora qualche minuto con noi. Allora, prima parlavamo dei giovani che sono arrivati alla Lazio, però bisogna anche dire qualche cosa a sostegno di Anderson, di Perea, perché sennò facciamo un errore clamoroso. Perché quando arrivò Cesar, e me l'hai detto un attimo fa prima di andare in onda, caro Cesaretto, anche tu hai trovato difficoltà, tu arrivai dal Brasile, da lontano Brasile, quando sei arrivato a Roma? Ero informissimo in Brasile, ma la dinamica, i metodi di allenamento, la filosofia dell'allenatore, la dinamica del calcio europeo, in quel momento lì l'italiano, sembrava che ero l'ultimo arrivato. Ma hai detto una cosa, io mi allenavo tantissimo ed ero l'ultimo. Sì, sembrava, dice, io non ce la farò mai, sembrava quasi impossibile. No. No, perché capivo anche quello, dico scusa, sarà un periodo, cioè, devo capire, metabolizzare questo lavoro, cioè, ce la metterò tutta, però
guardavo pure la rosa che c'era alla Lazio e era dura e la difficoltà era la prima squadra nel ranking della FIFA, cioè, parliamo di campioni veri, cioè, credo simile a quello di Vinicius che arrivò dal Brasile giovane, tatticamente anche lui ha avuto qualche difficoltà inizialmente come terzino, sì. No? Dal punto di vista tattico anche Vinicius viene un po' descritto come giocatore predisposto ad attaccare soprattutto, quindi forse anche Vinicius sta un po' attraversando quel momento. Guido, allora, facciamo gli auguri a Vinicius. Con le debite differenze tecniche. Perché allora, Giancarlo Oddi mi sta facendo una domanda stranissima, perché gioca a Lazio Vinicius? No, sì, gioca a Lazio. Ancora non gioca. Salena. Una domanda a Cesare io volevo fare, ma la sera della tripletta, no? Il primo gol, no? Ha fatto 7 finte al portiere, ma cioè, no, che... no. Ce l'ha perduta. La tripletta, no? Tu parli del gol col Modena. Col Modena? No. Ho fatto soltanto quello. Ah, vabbè, mi è rimasto impresso. È stata una doppietta con Don Modena, sì. Sì, era quello. C'era, sì, una doppietta, non una tripletta, è contro il Siena. Sì. Quella sì, perché cioè, un gol, è stata una ripartenza. 7 finte sul portiere. È stata una ripartenza di metà campo, Claudio Lopez l'ha messa, io ero solo, sono andato velocissimo, l'ho portato la palla ancora più veloce. Capivo di avere tutto il tempo e capivo che c'era pure davanti, che è Marco Ballotta, che non si è buttato, ci ha messo tantissimo, cioè dopo 3-4 finte ancora era lì che aspettava chi tirava, no? Tirava e mai. Dopo lui ha creduto nel gesto che ho provato a fare, che ho cambiato e si è abbassato un po' di più. E però non c'è cosa più sopra. Bella che avere il possesso palla a piede così, sì, e tutto il tempo per tutto. Fare. Certo, io ho detto, quando ci giochiamo noi, io un giorno mi sono messo di punta, adesso lo voglio ammassare. Cioè, lo devo rincorrere, non riuscivo, no, non c'è rincorrere, dai, Guido. Vabbè, rincorrere è modo di dire. Vabbè, ho capito, era me, non dicevo. Ma non lo prendi, ma pure. Ma come fai a piano? No, ma io non dovevo pensare, io rincorrevo, lui la palla non la vedevo. Cioè, non ci riesci, sia una cosa imbarazzante, sia, ma non no, solo ma... con me, pure con altri giocatori. Lui sta ancora, questo però 3-4 anni fa, vabbè, adesso giocherà un po' peggio, ma lui è stato sempre un giocatore peggio. Che ma vedi come sta? È capitato, sì, pure, è capitato pure in un Roma-Inter sta cosa qui. Attenzione, dall'altra parte una maglia che noi amiamo, Raffaele, questa invece? Questa è anno 82-83, denominata da tutti i tifosi laziali la migliore in assoluto. Possiamo questa dire... è chiamata maglia bandiera, è la famosa maglia con l'aquila stilizzata nel meno 9, possiamo dire, no? Questa 82-83. Ah no, è già quella prima, giusto, la serie. Esatto. C'era il commendatore Mazza o esatto. C'era anche Corsi, il dottor Corsi. Esatto. Che della Selego di Udine, mi ricordo, sì, quella è la Casa di Spagna, quella dopo. Era il logo tanto caro a Giancasoni. Bravissimo. Esatto. Che sembrerebbe ritornata in auge, perché pare che la Lazio... Però qui è meglio non entrare in questi discorsi, perché questa è una maglia fantastica. E è la maglia di Vincenzo. Di Vincenzo D'Amico. Di Vincenzo D'Amico, che io tengo particolarmente perché dopo che gli avevo rotto le scatole per tanto tempo... È l'unica che gli sta bene perché è larga, perché Vincenzo portava la XXL. No, Vincenzo gliel'ho portata, non gli entra. Perfetto, benissimo. Ti credo, niente da no adesso. Allora, stavamo parlando della Lazio. Io adesso però, siccome non so, non c'è la pubblicità, no? Possiamo andare avanti. C'è Valerio che dice, che vuoi dire il risultato? Come finirà Roma-Cagliari? 0-0, Guido. Ecco, vabbè, ok. Poi Guido, se la regia ci aiuta come sempre la ringraziamo, andiamo a vedere questa foto di Cesar appena arrivato con Cragnotti. Ah, la fate vedere qua sulla... Eccola Guido. Che spettacolo. Questo è appena arrivato, doppia maglia, la prima e la seconda. Poi andiamo avanti sempre appena arrivato, la presentazione. E poi? E anche poi, qui. Qui Massimo poi, si fa bello, sì. Perché insomma giustamente. E poi vediamo ieri dei social network Ederson, che prima della partita ha postato questa foto su Instagram con lo sfondo di Genova. Insomma, con l'espressione un po' così, con quella faccia un po' così, visto? No, invece questa è quella di Felipe Anderson. Scusa, che... Felipe Anderson, che ovviamente sul campo non l'abbiamo ancora adesso, visto bene. Adesso, una cosa, tu stai mandando in onda queste cose, mo ti dico una cosa, simpatica, adesso il tifoso che sta a casa, ancora che se fanno le foto, qui devono giocare a pallone, sì, io immagino già la reazione. Cerchiamo, lasciamo stare queste foto per un attimo, vale, dammi retta. Hai visto quelle di Tunkara? Tunkara, che ha fatto? Ce l'hai quella di Tunkara? Quella di Tunkara abbiamo evitato di mettere, la Guido si è fatto un taglio di capelli particolare, lo andiamo a vedere però tra poco. Ecco. Intanto qui c'è il saggio Keita, che ha proposto questo proverbio cinese scritto però in spagnolo: se cammini da solo sarai più rapido, se invece camminerai accompagnato arriverai più lontano. Vabbè. Veniamo però alle somiglianze, Guido. Sì, veniamo alle somiglianze, eccolo qua. Questo è Bergessio e Robin Williams, questa ci può stare.
Va bene, poi? E poi Maniche insieme a Jim Carrey. Maniche ha giocato con Cesar, tra l'altro. Bravo, questo è fantastico. Questo è fantastico. Bravo. E concludiamo, Guido, con Mark Bresciano e Lex Luthor, personaggio di Smallville. Vabbè, questa 5 e mezzo, perché i pelati si somigliano tutti, non si sa perché, no? Adesso che tu mi vuoi far vedere questo, non mi convinci, abbi pazienza. Perché mi trovi Reganatesi e D'Alema, per capire se è così, e poi vediamo, poi magari ne sbaglierò io. Vabbè, allora, ritorniamo... Un po' mi somiglia, non ho parole, un po' mi somiglia. Allora... Senti, c'era Francesca, voleva fare una domanda perché stasera, perché ti ha fermato un tifoso da Lazio che ci vede sempre. Bene, sì, andiamo su Francesca. Ecco, un tifoso che ci segue sempre da casa, Marco, che salutiamo tra l'altro. Allora, io farei la domanda a lui. A Giancarlo. Allora, ci vado anche vicino. Vai, Giancarlo. Allora, Giancarlo, questo amico che ci segue è fissato con l'alimentazione, con lo sport e tutto. La sua domanda, la sua curiosità è questa. Vuole sapere lui, quando la squadra va in trasferta, cosa mangia? E soprattutto dove mangia quando finisce la partita tardi e poi arriva, diciamo, in aereo oppure comunque si sposta? Diciamo, dopo la gara. È una curiosità. Che alimentazione fa? Che mangiano? Che mangiano? Io mi ricordo sempre se trovano... Loro se mangiavano gli avversari. Sì, loro se... No, anche attuali, anche... Pure Pochesci risponde anche se sta detto. No, sì, vabbè, chiunque... ma secondo se fai una partita notturna. In notturna, quando finiscono per esempio tardi. Che... quando finisci tardi cerchi di mangiare. Mangiano? Come mangiano? Sì. Che fanno? Vanno a dormire senza niente. Che poi c'è cosa più bella. Ma mangiano sempre, non mangiano sicuramente il filetto, la bistecca. Allora, passiamo, mangiano tre cose. Se è una partita notturna, se non c'è ristorante, penso che... Ma no, ma sì, ma l'organizzazione... Ma io ho visti... Era a Bologna l'anno scorso, portano proprio delle mini porzioni di pasta. Ma certo, io mi ricordo a Udine con Gascogni protagonista, a Ronchi dei Legionari, pomodoro e basilico, tutti a mangiare pomodoro e basilico, lui era, non so dove era andato, poi si presenta, mette in mezzo un cammello per ragazzi, un po' Pennacchia lo chiamava, lo porta sotto braccio, fa un casino della Madonna, però lì c'era il ristorante appunto all'aeroporto, perciò mangiavano pomodoro e basilico, perché è il classico. Paolo, pure per te, insomma, dopo la prestazione si mangia i carboidrati. Per molti allenatori è molto importante il dopo. Soprattutto, guarda, forse anche più il dopo lo sforzo che il prima. Noi andavamo in ritiro, perché prima ti facevano mangiare anche qualcosina in più rispetto alle abitudini normali. Cesaretto, tu invece? Dopo anche la partita? Bere tanto dopo, non tanto, perché io non riuscivo a mangiare dopo. No. A me sta cosa non è no, mai successa. Non riuscivo. mangiavo poco. Ma non lo dico. Adesso no. Sfido chiunque, adesso voi ridete, no? Baldini, Prece, perché prima, tu... prima e dopo. Magari no, prima no, perché se no era finita, se no già non mi muovo in campo, ma dopo ragazzi era... Ma mi ricordo anche dopo le trasferte, quando ero ragazzo, ma pure dopo una prestazione... No, ma dopo la partita è difficile mangiare tanto. Non, beh, devi mangiare il giusto. Mangi... Più che altro bere tanto, bevi, certo, riesci a assorbire prima, vabbè, no? Adesso allora, sono collegati con tanti, ancora... migliaia di tifosi della Lazio, a proposito... Io devo dire grazie a tutta la gente laziale che mi segue da tantissimi anni. Io faccio soprattutto radio, ma faccio anche televisione da almeno 25-30 anni, anche perché qui sono stato uno dei primi, proprio il papà Ciscione con grande editore, adesso c'è il papà e c'è anche Giovanni, che ringrazio per l'ospitalità a Gold TV, perché il primo mese di trasmissione siamo veramente tra i primi. Io non dico primo o secondo perché non è carino, però posso dire che i dati sono straordinari, perciò vi ringrazio di cuore per la fedeltà d'ascolto. Grazie. Poi se Valentina prende il microfono con calma, salutiamo gli amici alla mia destra di Palombara che il 19 di dicembre festeggeranno 20 anni del club e gli amici di Guidonia, altro club storico, sempre presenti. Grazie. Vieni qua Valentina, mettiti vicino al Presidente, mi raccomando, comportatevi bene, vieni qua, poi lasceremo un minuto per commentare i 20 anni di questo storico club che è dappertutto ragazzi, in casa, in trasferta, in Tevere, mettiti là Valentina, tranquillamente, vicino a loro. Allora c'è la citazione dell'agenda, vi dico questa cosa perché dopo domani mattina prenotate questa agenda, è il quinto anno che facciamo questo bel numero, questa bella agenda. Aspettiamo fra un po' l'agenda, ne parliamo fra qualche istante. Ritorniamo tra di noi per farvi vedere il pagellone, se siamo pronti dalla regia,
perché Franco Reganatesi questa sera ha ancora colpito. Se la regia è pronta, vediamo il pagellone e poi lo commentiamo un minuto con lui, il perché di questi voti. Non ha risparmiato nessuno. Guardatelo, il pagellone di Franco Reganatesi. Ma che musica, che musica, che musica, maestro, hai trovato la via giusta per la celebrità. Ce l'hai te. Toglie Keita per inserire Perea, centravanti d'area come l'inconcludente Floccari. Inserisce Hernanes nel mortificante ruolo di mediano al posto di Ledesma. Come sostituto di Candreva sceglie Ederson, che sulla fascia destra si trova a suo agio come un delfino nel deserto del Sahara. Ma i cambi come li fa? Pescando i numeri dal sacchetto che gli tiene Manicone? 7 a Vlado Petkovic. Per la prima volta ammette le sue colpe. Ho contribuito anch'io a confondere la squadra. Un atto di sincerità che gli fa onore, a patto che sia il preludio ad un cambio di registro, cioè finalmente alla scelta di un modulo definitivo. 4 a Vlado Petkovic. Temendo che la piazza voti per la decadenza, ha chiesto la grazia. Visto che nessuno gli ha risposto, ha chiesto aiuto a Brunetta e alla Santanchè. 8 a Peter Stadelman. Chi è? È un dirigente della Federcalcio Svizzera, il quale ieri ha dichiarato: il nuovo allenatore della nazionale crociata, dopo i mondiali, avrà i capelli grigi e conosce molto bene la Svizzera. Il ballottaggio appare ristretto fra Petkovic e l'esilerante senatore Antonio Razzi, reso celebre da Crozza. 5 a Iglitare. Prima della partita di Genova dichiara: Hernanes è in panchina perché siamo una grande squadra. Fortuna che la Lazio è solo ottava, se avesse una miglior posizione in classifica, piano piano si accomoderebbero in panchina anche Marchetti, Radu, Onazzi, Lulic, Candreva e Klose. 6 alla Lazio. Voto di sufficienza per la solidarietà. 4-3-3, 4-2-4, 3-5-2, 3-4-3, 4-2-3-1. Ogni settimana l'allenatore cambia modulo e riempie di numeri la testa dei giocatori. In occasione della prossima riunione tecnica di Formello, la squadra ha deciso che Petkovic porta il cartellone, Ledesma le cartelle, Perea i ceci e parte una ricca tombolata. 5 allo Tito. Non è andato a Genova, ha visto la partita in TV. Ecco perché nei dintorni di Villa San Sebastiano intorno alle 16 la terra ha tremato e per la prima volta non ha rilasciato commenti. Le cose sono due: o qualcuno lo ha sequestrato tappandogli la bocca, oppure pensando che il silenzio d'oro sta tentando di monetizzare per rientrare delle spese estive. 5,5 ai rinforzi estivi. A proposito, quei 28 milioni di spesa sbandierati dal presidente languivano ieri in panchina. Il più costoso, Felipe Anderson, sembra scomparso dai piani di Petkovic e dalle cronache. Campagna fallimentare? Non è detto. L'erba verde ha bisogno di essere annaffiata per crescere bene. Ma forse ci vorrebbe un altro giardiniere. 7 a Keita. Coraggio ragazzo, sei il più forte fra gli attaccanti. Hai il solo torto di avere soltanto 18 anni e la sfortuna di un allenatore che decide le sostituzioni in base all'età e non al rendimento. Che dovesse uscire Floccari e non te, lo hanno capito anche quello storno di piccioni che hanno accompagnato l'indecorosa partita. 8 ai piccioni. Che si trattasse di una delle partite più noiose della storia lo hanno capito anche i piccioni del Ferraris, che prima erano appollaiati sulla tettoia delle tribune, poi hanno deciso l'invasione di campo. Bravo, vai. Cara Elisa Di Iorio, non era facile sostituire la voce di Franco Reganatesi. Franco, non hai risparmiato nessuno, soprattutto Petkovic. Tu sai che Petkovic all'inizio di queste trasmissioni, all'inizio del campionato, eccetera, eravamo tutti favorevoli alla sua conduzione, anche se l'anno scorso aveva finito in maniera non troppo felice. Però io dico che gli errori che ha fatto ultimamente e segnatamente poi il disastro di Genova non hanno attenuanti. Lui evidentemente non ha più nessun feeling con la squadra e non ha più forse neanche lo stimolo per continuare questo lavoro. Cesare, come te lo spieghi questo momento della Lazio? Non ne abbiamo proprio parlato con te. No, no, è difficilissimo, è veramente brutto. Brutto tu perché... conoscevi Ederson, Anderson... No. Sapevi qualcosa dal Santos? Niente? No, non li conoscevo, li ho conosciuti a Roma, ma magari il problema erano questi nomi, Felipe Anderson, Vinicius, che tanti neanche che si trova alla Lazio, e stesso conosco. Ederson che ha avuto tanti problemi fisici, rientra, ha un potenziale ma non riesce a esprimersi, tutto il resto della squadra. Dove stanno? Il problema è tocco questo tasto perché è successo anche a me. Hernanes che non rinnova il contratto? Hernanes non ha giocato ieri.
Tu dici che non si sente la stima? No, ma a parte quello, a parte stima, a parte tutto questo, se il problema del giocatore è che lui non gioca, non ha stimoli e viene fatto fuori per una scelta tecnica... Lui dice che non è un caso che ieri non ha giocato perché c'è la questione del contratto e non sarebbe la prima volta. Però posso dire una cosa, non per spezzare una lancia a fuori dall'osia, però la società credo che lo stia cercando per il contratto, forse... Il no, ditemi la verità, Sì. No, si parla di un incontro, ma ancora non... Ma a parte c'è quello, un giorno, una data. Quello, ma pensi che se domani Hernani firma un contratto per altri 10 milioni con la Lazio, domani si torna a giocare ai livelli di prima? Non è una firma su un contratto. Da lui o no, dalla poca? No, si parla di tutto, si parla di ognuno. Cioè, io oggi da esterno e vedo questo, anche quando ero dentro, ma quando sei dentro non puoi uscirne con certi discorsi, perché giustamente certi discorsi vanno fatti dentro casa, rimangono lì, giusto, però giusto. Lo sai, se ha messo le sue colpe e petti, vedete, se Hernani oggi non è in grande forma, se Close non è quello degli anni precedenti, se i ragazzi che sono arrivati non riescono a esprimersi eppure hanno delle qualità per farlo, ma i moduli non favoriscono, mille attenuanti li troviamo. La verità è una sola: la Lazio si trova in queste condizioni e qual è il miglior modo per cambiare? Stavo pensando alla Lazio dei Filippini, che era una Lazio che poi apparentemente, poi, perché quando leggi i nomi, scusate, certo, è vero. Allora, mestieranti, giocatori che... Allora, c'era Moddo sulla fascia, vogliamo fare la formazione? C'era Peruzzi in porta, no, scusate, adesso non perché questa squadra, quella Lazio lì confronta a questa, quella lì aveva forse qualcosina in meno, forse, però andiamola a rivedere questa formazione, Peruzzi in porta, aiutatemi, c'era Oddo, Siviglia, Gribari, Siviglia, Gribari, Sianissana... No, Gribari forse no. Non ha giocato Gianni Chedda. Gianni Chedda, però aspetta, quel derby. Gianni Chedda stava a mediano, perciò la Lazio c'era al centrocampo. C'era Couto ancora. C'era Couto. Non hai detto niente, Couto e Siviglia. A sinistra chi c'avevamo? C'era lui? Zauri. Zauri, ma quella partita ha giocato a Filippini perché era squalificato. Ah sì, vabbè, però c'era Zauri. Zauri allora era un discreto giocatore, niente di che, ma un discreto giocatore. A centrocampo c'era un centrocampo dignitoso perché c'era Gianni Chedda in mezzo. C'era Dabò, anche Dabò, Gianni Chedda, Liverani, Dabò. Ma Dabò non era titolare, però era Liverani, Gianni Chedda in mezzo, a sinistra lui. Sinistra poi c'era Di Gagli e Rocchi. Ma giocava di difesa quella partita? No, non c'era ancora Pante. Non era titolare. Vabbè. Di Gagno e Rocchi avanti. C'era Pandev, ragazzi. Sì, era titolare, il primo anno. Posso dire una cosa, Rocchi Pandev. Adesso sinceramente quello d'attacco di oggi, Simone Inzaghi, lascia stare che Close è un fenomeno, però ha le polveri bagnate, Close ormai non è quello di un anno fa. No, ditemi l'attacco di oggi della Lazio, l'attacco Rocchi Pande che sembra il più povero, oggi vederlo quello d'attacco della Lazio mi sembra più ricco di quello di oggi, perché erano due giocatori che avevano dei limiti, tra virgolette, però poi Rocchi Pande e Benzema erano una coppia d'attacco. Rocchi andava sempre in doppia cifra, ci hanno letto la baracca per qualche anno in attesa di... Come no? Hanno letto la baracca, però il modulo? Close gioca sempre da solo avanti. Ah ecco, questo mi fa capire che... Vabbè, ma vicino chi ci mette? Allora? Allora, aspettatemi qui, perché adesso c'è un attimo di pubblicità e poi questa nuova rubrica, Occhio d'Aquila, è la prima volta, una sorta di lucignolo. Era una mia vecchia idea di 3 anni fa, è realizzata, non dico chi l'ha fatta questa rubrica perché è un professionista, però poi un giorno lo dirò, siamo andati a trovare un certo Wolfgang Patarca, quelli che oramai sono dimenticati dal mondo Lazio, ed è giusto andarla a ricordare, lo faremo con tanti altri personaggi, ma non appare la persona che intervista, perciò è un lucigno, una sorta, noi l'ho chiamato Occhio d'Aquila, come è giusto che sia. Fermiamoci un istante, pubblicità. Allora, andiamo dagli amici di Palombara perché Valerio chiede la parola, però adesso ci torniamo da Valerio. Allora, Valentina. Grazie Guido, c'è qui Roberto del Lazio Club Palombara che presidente? Voleva... Vice. Vabbè. Allora, raccontaci in 10 secondi la storia di questo club. Storico. Nulla, nasciamo il 93 dicembre e per fortuna quest'anno capita di fare il ventennale, la cena che è il 19 proprio di dicembre. Faremo una festa a Palombara, un nostro amico ci mette a disposizione un locale, un ristorante. Quanti siete iscritti? Sui 100.
100, ma sei sempre presente allo stadio. 100, ma sono anni che siamo 100, sempre tutte le domeniche. Siamo purtroppo siamo uno dei pochi club che sono rimasti. Posso farvi ancora complimenti con la perché sede, siete ancora sempre presenti in casa e in trasferta quando si può. Noi come possiamo, giovedì andiamo anche a Varsavia. Ragazzi, un monumento. Grazie. Allora adesso ricordiamo l'agenda per un attimo. Ricordiamo l'agenda, dunque 365 giorni da vivere insieme alla nostra Lazio, 400 pagine a colori per vivere e seguire la tua passione biancoceleste, le sfide memorabili, i compleanni, gli eventi, le date significative che hanno caratterizzato la storia ultracentenaria della prima squadra della capitale. Disponibile da mercoledì 27 novembre nelle edicole e nelle librerie di Roma e provincia. Inoltre puoi acquistare l'agenda e sul sito direttamente www.lazialità.com e riceverla comodamente a casa tua anche in previsione dei regali di Natale. Bellissimo. Questo è un bel regalo, giusto? 400 pagine, come vedete. Bellissima. La grafica, guardate che bravo Patrizio, complimenti Patrizio per questa bella grafica con tutte le informazioni, 400 pagine, un regalo di Natale che vi consiglio di fare alle persone più care, di chi magari vi ha fatto diventare laziali. Veramente straordinario quest'anno. Tra le altre cose, oltre in edicola, la prossima settimana, se tutto bene, va anche in libreria per la prima volta. Andiamo da Valerio. Poi sì, posso aggiungere, ci sono tantissime curiosità da leggere, divertenti. Io ti ringrazio. Io non ho finito ancora quelle dell'anno Perfetto. Scorso. Perfetto, ma io faccio il tuo libro, lo sto leggendo ancora perché lo rileggo tre volte al giorno perché è troppo bello. Ah, questo ti dovevi rifare per questo. Disgraziato, ma hai voluto prendere in giro. Comunque no, ragazzi, Franco, no. Vabbè, Franco è un maestro. Perciò mi arrendo davanti al maestro, mi arrendo, guarda, solo perché era serio, sei serio, una volta che era serio, scusa. Ah sì, e come no, andiamo dall'alto poco serio dello studio, Valerio Cassetta, lo dicevano tutti, Valerio ragazzo poco serio. Allora andiamo qua, vedo Smandabo su Instagram perché è in Senegal, ha aperto una scuola calcio e dice ho trovato anche qui dei laziali, guarda questa foto, bella, è contornato da tanta lazialità. Bravo Smandabò, tra l'altro premio Lazialità l'anno scorso. Poi andiamo avanti, Guido, con le somiglianze, ed eccola qui quella che avevi chiesto prima. Aleme Franco e Canadese. Grazie. Hai preso richiesta. La foto che somiglia, ma forse meno, forse. Però va bene lo sei, perché dai, sei te, c'è niente da fare. Quando vi incontrate per fare? Ma ci siamo incontrati per la prima volta a casa di Walter Veltroni. Ma veramente? Sì. Stai raccontando la verità. Un Natale a giocare a tombola. Dai. E allora lui è entrato, ha detto, mi avevano detto che c'era che tu mi somigliavi molto. Dico, no, sei tu che somigli a me, perché sapevo, io ho un po' di anni di più, purtroppo. Vabbè. Tu lo sai che il signor Lema da piccolo ti fava Lazio, poi Selmonso va alla Roma, te lo posso garantire al 100%, diventa laziale appena raggio di luna va sull'altra sponda. L'ha raccontato lui all'Espresso, in un'intervista, che mi sono segnato, evidenziato, è una cosa clamorosa. Selmonso passa da Lazio alla Roma, lui era innamorato di Selmonso, diventa tifoso della Roma. Così si innamorerà di Renzi prossimamente. Questo ecco. È un po' difficile. Va bene, salutiamo D'Alema che comunque è sempre uno sportivo. Allora, che c'è? Che c'è ancora? Vale, basta. Assecondando le richieste di Daniele Baldini, ecco. Ed eccolo allora. Qui, Tunkara. Chi è questo? Tunkara, con la nuova capigliatura, eccolo qui. Ma come, che gli è successo? 45 di Balotelli. Balotelli? Allora Balotelli, è un vedi? Fan di Balotelli. 45. Ma poveraccio, ragazzi, che facciamola malattia. Commentare a Mister Oddi questa capigliatura. Allora la vecchia guardia, immagino che possa pensare, vabbè, già lo immagino. Ragazzi, allora vi annuncio una cosa. Lunedì prossimo c'è Lazio-Napoli di sera alle ore 21. Allora io ringrazio l'editore perché lunedì sera noi faremo uno speciale qui dalle 21 fino a quando ci siamo stancati, perciò non so quando finirà, mezzanotte sicuro finirà, ma attenzione, abbiamo in mente delle cose fantastiche, perciò chi ci segue non ha Sky e Mediaset, faccio un esempio, mia madre non ce l'ha, perciò si vedrà la mia trasmissione, almeno una persona ce l'ho, e poi non solo, dopo la partita, collegamenti dallo Stadio Olimpico e anche alla fine del primo tempo, perciò una serata ricca di emozioni, sperando che la Lazio ci regali una bella vittoria, ok? Grazie a Cesaretto, grazie Cesar. Grazie a voi. Grazie. Lo sai che mi piace sto coro, chi è che lo intona? Voi siete forti di curva, coro per Cesaretto. Cesaretto, Cesare, Cesare, Cesaretto, 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 Cesaretto. Allora, credo che... Aspetta. Che volevi dire, Cesare? No, perché
vent'anni che loro vanno in trasferta, che mi è venuto in mente tante volte quando siamo andati a giocare lontanissimo, che vedevamo quelli pochi tifosi, dicevamo, cioè, e io pensavo, cioè, ma come fanno? Passione, non c'è un'altra, non c'è un altro, cioè, è passione. Senti, quanto ti senti laziale? Adesso è una domanda secca. No. Di più, anche perché in famiglia sì, infatti colgo l'occasione per salutare mia Ambra, i miei figli che sono a casa, no? Grandi laziali, non potevi non uscire, per forza, e va bene. Tanto, cioè, ma oltre proprio la pallone, è ovvio, cioè, il colore della Lazio. Paolo Pochesci, grazie Paolo, grazie a voi, grazie a Piero Ambrosi, grazie a Alessandro Di Rietti, grazie a Giancarlo Oddi, a Franco Reganatesi, a Luciano Preci e a Daniele Baldini, grazie Francesca, grazie Valentina, grazie Valerio, grazie Elisa, grazie Alessio, grazie Memmo, grazie Raffaele, grazie Patrizio Pasqualini, Luciano, tutti quanti, Forza Lazio, adesso Occhio d'Aquila, guardatelo, ciao a tutti, buonanotte. Dall'80 ho smesso di giocare a calcio e non potete capire che sacrificio grosso che ho fatto. Mi sono messo ad insegnare calcio e tra i miei bambini ho scoperto Di Canio, ho scoperto Di Biagio, ho scoperto Di Vaglio e il grandissimo Nesta. Nel periodo che ho fatto l'insegnante abbiamo avuto un rapporto eccezionale con Paolo Di Canio, che praticamente era, non dico il discolo della situazione, era praticamente l'attore principale dei suoi allenamenti. Come mi si presentava al campo, voleva andare sempre 10 minuti prima, perché se andava a mangiare la merenda del compagno suo, usciva fuori sporco di cioccolata, io domandavo chi è stato a mangiarsi il panino. Ah no, io no, eh? E perché sei sporco qua? Lo trovavo sempre in flagranza di reato. Giocarellone era Gigi Di Biagio, che aveva il vizio di nascondere il materiale alla squadra più grande, c'avevamo sempre problemi a farli partire in orario. Lui nascondeva sistematicamente la loro divisa, per ritrovarla ci volevano gli scappellotti, ecco. Venne il padre Di Biagio, alla domanda gli ho detto guarda, stavolta non l'ho convocato perché ha rifatto l'ennesimo scherzo. Il padre gli ha dato un pizzone in faccia, sono rimasto male, non me l'aspettavo. Però è giusto che sia stato così, perché da quel giorno ha smesso di fare scherzi. Devo ringraziare la Lazio che mi ha fatto lavorare, perché ringraziando la Lazio penso che ringrazio tutti i bambini, perché ne ho avuti tanti, da qualcosa come 4-5 mila. Non tutti mi sono riusciti. E qui chiedo scusa praticamente ai loro genitori, chiedo scusa ai stessi bambini, perché sai, volendo fare forse troppo, qualche volta qualcuno ti può sfuggire. Alla fine la cosa più bella di tutti è quella che nessuno di loro ha sbagliato la retta via, sono tutti dei splendidi ragazzi che io rincontro, rivedo, e questo ne sono immensamente felice. Dal campo io non toglierò mai Sandro Nesta, no? Anche perché incontravamo dei giocatori eccezionali. E abbiamo incontrato un giorno Francesco Totti, purtroppo lui si era fatto male sotto al piede, al metatarso, e quel giorno non ha giocato. Vi lascio immaginare, al momento che Totti parte e mi fa gol, io mi alzo e gli batto le mani. Non potete capire la mia panchina, a dire viste, ma gli batti pure le mani a quello. E questo sempre perché mi mancava Sandro, anche perché Sandro aveva una caratteristica eccezionale, lo annullava. Valleggia con quei pietoni che ti sta arrivando. Bene, va, bravissimo, vedi che sei capace anche. Tieni, guarda che mai fatto! Guarda che mai fatto! Sami, eccolo! Vediamo un po' se riesco ancora a palleggiare io. Aspetta, mi va bene, oh! Ma com'è non palleggio più? Ma non lo fare, è successo, non lo fa bene!
e tante volte mi domandano: ma come fai a fare i ruoli? Allora devo dirvi a tutti che il ruolo se lo fa il bambino, se io lo lascio in campo a giocare, il ruolo se lo va a scegliere da solo, perché io come facevo a poter pensare, insomma, che Di Biagio diventava uno dei più grandi registi del gioco del calcio italiano? Come facevo a pensare che Nesta non ha finito difensore? Ci si vanno a mettere da soli, non fanno nulla che è una loro predestinazione. Guai se non è un po' nervoso, se non è un po', anche perché c'ha la responsabilità più grossa, perché dopo di lui la palla la ferma la rete. E allora ecco, nel momento cruciale è quello di dirgli sempre bravo, non ti preoccupare, perché normalmente il bambino che fa più danni di tutti è il portiere. Il difensore, ecco, deve sempre stare molto molto attento a non distrarsi, perché l'attaccante è molto più furbo del difensore e soprattutto c'ha quella rapidità, quel guizzo alla Di Vaglio che non guasta, no? Allora devo sempre pensare di dirgli: guarda, stai bene, guarda come lo affronti, guarda come lo guardi, mandalo sempre per esterno, no? Ecco, queste sono le raccomandazioni che io do al difensore. Invece il centrocampista è quello lineare, è quello che sa aggiustare i palloni in tutte le maniere, sa, soprattutto se sa sia in attaccare che temporeggiare nel momento stesso che viene attaccata la difesa. La punta ha la caratteristica di fare quasi sempre gol, e io ho sempre detto, per esempio, che un bambino, io la prima volta che vidi Rizzolo presentarsi da Ticanio, dico: vedi sto uccelletto, andiamo preso piccoletto, ma voi non potete capire come calciava la palla al volo Rizzolo, era qualcosa di straordinario. Ho detto: allora fermi tutti, questo è bravo, venga a giocare con Di Canio, e fecero una coppia, andarono tutti e due in Serie A, eccoli là, insieme. Oh, dai! Tono, forza! Pennello! Andiamo! Dai, questa sonnolenza sempre c'hai, forza! Dai! Con carità a far cinema! Fagli vedere chi sei con quelle scarpe blu celesti. Queste sono scarpe rosse. Le scarpe belle sono quelle nere, oh! No, queste qua. Ma come sei arrivato adesso? Che hai fatto? Come hai fatto? Ho fatto un pochetto di ritardo. Hai fatto ritardo? Che dici, te convoco domenica? Non faccio sempre tardi. Non è che li litighi? No. Non litiga più, Io sono l'altra settimana litigato, l'ho dovuto mettere fuori, D'accordo, bravo, dai, adesso vai tranquillo a prendere la chiave, dai. Ho litigato l'altro giorno, lui e quello, tutti e due fuori ho messo. Lo spogliatoio è sacro, l'altro giorno due bambini un attimo si sono azzuffati, io non voglio sentire il motivo, hanno tutti e due torto e li escludo dalla convocazione. Loro devono capire, rispettarsi fino alla fine. Se c'è un problema lo devono venire a dire a me. Io quello che voglio ricordare un po' a tutti noi insegnanti, a tutti noi allenatori che siamo sui bambini, è che i bambini sono intelligentissimi. Ricordatevi a rispettarli sempre e comunque, e occhio sempre a quello che dite, che fate, perché loro vi stanno giudicando e se vi giudicano male non vi seguono più. Bravo, hai visto come ha stoppato bene? Prima ha stoppato a rovescio. Palleggia tranquillo, dai! I genitori sono straordinariamente importanti, perché sono loro che ci portano questi bambini sui campi, soprattutto in una grande città come Roma. Però ecco, chiedo a tutti di fare i genitori, non di impecciarsi del gioco del calcio. Il gioco del calcio ci sono gli altri. Loro devono pensare soltanto a farli crescere come ci pensiamo noi a farli crescere calcisticamente. L'ultima cosa che vorrei dire la vorrei dedicare ai tifosi della Lazio, che mi hanno sempre seguito con una passione eccezionale, no? E penso che a loro devo un ringraziamento particolare, perché è l'unica grande soddisfazione che mi è rimasta di questa Lazio.